Buonasera, bentrovati a questo nuovo appuntamento con 38 Sport, il nostro spazio della domenica sera per seguire questa sera Fiorentina-Atalanta, uno dei due posticipi del settimo turno con i Viola che hanno la grande chance di balzare al primo posto da soli, ma lo diciamo adesso, non lo diciamo più per non portare male chiaramente. Seguiremo Fiorentina-Atalanta, seguiremo Milan-Napoli, parleremo di tante cose con uno studio ricchissimo e allora andiamo subito a scoprire, eccolo qua, chi c'è con noi. Inizio da Cristiana stasera, chi c'è con te? Buonasera a tutti, stasera con noi ci sono Alessandro Paci insieme a Roberto. A Robertino, che posso dire subito una cosa di Robertino? Siamo qui, no? Annusa Lega e fa così a me, io ho un po' paura. Iniziamo bene, andiamo avanti, andiamo avanti. No, Va bene, va. Siamo amici di famiglia. Elga Conforti. Buonasera. Celeste Pin. Buonasera. E con Carlotta invece chi c'è? E poi con noi in studio ci sono Luigi La Serpe. Buonasera. Tutta in viola Francesca Romeo. Ha detto proprio bene, dentro e fuori. Buonasera a tutti. Ed infine Ciccio Graziani. Buonasera a tutti. Buonasera a tutti i nostri ospiti, allora anche da parte mia. Siamo partiti subito alla grande, come avete visto, ma Robertino è carico giustamente, perché la serata, perché la serata è elettrizzante, cioè una grande chance alla portata della Fiorentina. Vediamo subito le formazioni di Fiorentina e Atalanta, quelle ufficiali, con qualche sorpresa che anche stasera Paolo Sosa ci ha voluto fare. In particolare 4-3-1-2. C'è sì una novità in mezzo al campo, non c'è Vesino. No. Queste sono le formazioni di Milan-Napoli, vediamo quelle di Fiorentina. Di Fiorentina-Atalanta, poi vedremo anche quelle di Milan-Napoli, che è l'altro posticipo di questa sera che chiaramente ci interessa seguire. Eccole qua. Allora, la Fiorentina conta Tarugiano, poi Tomovic, Rodriguez, Astori, potrebbe essere difesa 3, ma anche difesa 4 con Alonso. Sì. Poi ci sono Blažikowski, Borja Valero, Badel, non c'è Vesino e quindi probabilmente giocherà Borja Valero come mediano assieme a Badel. E poi ci sono Bernardeschi e Ilicic che supportano Kalinic nell'azione offensiva. Dall'altra parte l'Atalanta che si schiera con un 4-3-3 con Sportiello, poi Masiello, Paletta, Toloi, Dramé, Grassi, Derun, Kurtic, Morales, Denis e Gomez, il tridente offensivo. Dite la vostra, pronostici? Stavo parlando con Celeste mentre venivamo qua, sì, di questo discorso appunto della difesa a 3 o difesa a 4. In teoria potrebbero partire anche la difesa a 3, poi due esterni. Dobbiamo chiedere a Mancini cosa ne pensa. Ciccio ci capisce più di Mancini. I due esterni vanno a fare la difesa a 5 quando si va in difesa, forza, giusto? Certo. Con Blažikowski che sta un po' più alto, i tre in mezzo a fare la fase difensiva e con Alonso che fa la fase offensiva e la fase difensiva. A pronostici non le fate, li vedo un po' rigidi stasera. Sì, no, poi ci sono i tre centrocampisti, poi c'è Ilicic che fa un po' come gli pare, fa il trequartista, seconda punta, fa quello che vuole, e Kalinic c'è davanti che fa la prima punta. Nessuno ha il coraggio di dire stasera partita. Non mi guardare facile, perché ho già usato con l'abito, quindi no. Io pronostico posso fare il pronostico io? Sì. 2-0 Fiorentina. Ragazzi, i baci si sbilancia. Comunque sono proprio qua, sono emozionato. Non commosso, tu mi hai messo tra la Cristiana e lei. Lo so, dimmi che ti ho trattato male. Sì, mi sento bambino, io ritorno bambino, voglio la poppa. Dai, è stato rifacendo di sera a scuola. Oh, sta zitta, ma te non le dire queste cose. Dai, Cristiana, io e Luigi ci siamo messi d'accordo, appena fa gol la Fiorentina, io lo tiro a lui così. No. E io non vedo mai fatti il portiere. È un rischio che possiamo correre. Te lo mettono all'incrocio dei povero Roberto. Allora, visto che qua pronostici non si rischiano, vediamo se, anzi sentiamo se li hanno fatti i tifosi fiorentini che abbiamo incrociato in giro per la città quest'oggi. Andrea Calcinai. Si chiude questa sera contro l'Atalanta il primo ciclo stagionale di partite ravvicinate per la Fiorentina di Paolo Sousa, reduce da 4 successi consecutivi in campionato e adesso al primo posto della classifica. Ma come finirà Fiorentina-Atalanta? Abbiamo sentito il parere dei tifosi in un momento di grande euforia in tutta la città. Allora, Fiorentina-Atalanta questa sera vinciamo 100%. 4-2. 4-2 e torna il bomber Kalinic. Ma io sono scaramantico, quindi non lo dovrei dire, però secondo me vince la Viola. 3-0. Secondo me ci sarà un pareggio.
ci sarà un pareggio, perché l'Atalanta è una bellissima squadra, a prescindere dalla Fiorentina che queste prime partite ha dimostrato di essere effettivamente una grossa squadra. Speriamo in una vittoria, ma insomma, se mancassero 6 giornate alla fine sarebbe molto molto meglio che alla 6ª giornata. Provi a ipotizzare un risultato. 2-1 per la Fiorentina. 2-2. Quindi c'è grande fiducia intorno a questa squadra. Grande fiducia. Da parte mia sempre stata. Chi segna? Segna Ilicic e Marcos Alonso. Allora, Kalinic una doppietta, Ibiasikowski e un altro lo fa Gonzalo, su rigore. Segna tutto e due Kalinic. Antonioni Battistuta 2-0. Continua il magico momento della Fiorentina. Sì, sto toccando il ferro, intanto sotto, non si vede, continua con il magico momento a fine. Ci speriamo, dai, il gruppo sembra ci sia. Grande ottimismo da parte dei tifosi, ma insomma, inevitabile, no? Arrivi da primo in classifica, considerando che adesso c'è l'Inter con un video, ma insomma, chiaramente il pronostico è tutto per la Fiorentina stasera. E sai, come sempre, ogni partita poi è una storia a sé, fermo restando che l'Atalanta è una buona squadra, ci vuole il rispetto degli avversari, ma io credo che la Fiorentina abbia la convinzione di quello che sa fare, di quello che ha fatto. Viene da una vittoria prestigiosa e convincente a San Siro contro l'Inter, dove ha dominato in tutto e per tutto, quindi direi che in questa fase la Fiorentina chiaramente ha la convinzione di essere una squadra alla stessa situazione, però è chiaro che poi non bisogna vivere dei ricordi, soprattutto nel calcio, ma credo che questo allenatore, questo gruppo sappia di cosa si tratta. Eppure qualche esperto di calcio ha detto anche che la vittoria in terra portoghese ha un suo peso specifico, per come è maturata, Francesco. No, ma io credo che dal punto di vista tecnico la Fiorentina è superiore, lo dice la classifica, ma lo dicono anche la qualità dei giocatori. Io sono un po' preoccupato di questo. La trasferta a Milano con l'Inter è spesso, poi la trasferta in Portogallo. Oggi forse dal punto di vista fisico potresti pagare qualcosa rispetto a una squadra che invece non ha viaggiato per niente e ha potuto preparare la partita. Questo tipo di partita dal punto di vista fisico-atletico nel migliore dei modi. Quindi l'unico pericolo che si può correre stasera è questo. Però meglio correre di questi pericoli. No, ci mancherebbe, meglio correre sì. Però guardando a quello che potrebbe essere le difficoltà dell'incontro per la Fiorentina, c'è una qualità tecnica superiore, però c'è una difficoltà molto probabilmente fisica, perché queste due trasferte, i viaggi, i ritorni di notte, molto probabilmente potrebbero tra virgolette fare un po' la differenza. Potrebbe essere anche un problema, chissà, per il Napoli che affronta il Milan a San Siro. Allora, vediamo anche le formazioni di Milan-Napoli con Mihajlovic. I problemi ce l'hai in Milan con il Napoli, non il Napoli con il Milan. Forse il Milan gli scocco stasera. Sarri e Mihajlovic, tra l'altro ci si potrebbe scrivere un libro con gli incroci tra i due in quest'ultima estate. Eccoli qua intanto: il Milan con Diego Lopez, De Sciglio, Zapata, Eli, Antonelli, poi Kučka, Montolivo, Bertolacci, Bonaventura a supporto di Bacca, Luis Adriano. Dall'altra parte il Napoli con Reina, Isaiah, Albiol, Koulibaly, Goulam, Allan, Jorginho, Amsic, Callejon, Higuain e Insigne in avanti. Altra bella partita che seguiremo assieme a Fiorentina-Atalanta, prima del fischio d'inizio però delle due gare, visto che anche al Franchi le squadre tra poco entreranno. Riepiloghiamo un po' di numeri di giornata, Cristiana. Ieri si sono giocati due anticipi, Carpi-Torino finito 2-1 e Chievo-Verona finito 1-1. I risultati di oggi sono Empoli-Sassuolo 1-0, Palermo-Roma 2-4, Sampdoria-Inter 1-1, Udinese-Genoa 1-1, Juventus-Bologna 3-1, Lazio-Frosinone 2-0. I posticipi appunto di stasera delle 20.45 sono Fiorentina-Atalanta e Milan-Napoli, come si è appena detto. E questo è il quadro dei risultati di giornata? Sì. Intanto no, volevo solamente così chiosare dicendo l'ex, che poi non è ex perché è in prestito, no, al club turco, al Beşiktaş, Mario Gomez, ha segnato una doppietta anche oggi. Vero, guarda, te lo faccio dire meglio. Te lo faccio dire meglio. Da chi? Da Mario Cristiana. Gomez è Te lo faccio dire meglio, da sì. Cristiana, che ha proprio un appunto preciso. Ecco, appunto. Ecco. Appunto. L'ex attaccante della Fiorentina Mario Gomez continua a far parlare di sé in Turchia. Sì. Non per gli infortuni, bensì per i gol. Mm. Proprio grazie a una sua doppietta, il Beşiktaş. Esatto. È infatti riuscito a imporsi questo pomeriggio per 2-1 in casa. Contro chi?
L'Eskir, ecco, Eskiserispor. Guarda, è brava, brava, è veramente brava. Brava. Lei. Arrivano di tutti. Di tutto. Sono cose turche. Mamma di tutti. Ci mancavano tutti. Sei gol in 7 partite. Quindi cosa vuol dire gol, questo? No? Che a noi nel campionato turco ce ne importa il giusto. Di Mario Gomez ora non è in forza alla Fiorentina, ma è in prestito. Però... se continua, diciamo, su questa scia, chiaramente si alza il valore, quindi può essere un buon, diciamo così, jolly da giocarsi al momento di un'apertura di una sessione di mercato. Certo, come si chiama Cuba? Bascikovski. Con un calcio di Bascikovski. Mi sembra Bascikovski. Bascikovski. Capito? Ma fate allerga, ben via. Ci sono i primi messaggi da casa. Federico da Prato ci scrive: forza Viola, approfittiamo del pareggio dell'Inter e voliamo in testa da soli. Abbiamo voglia di sognare. E poi Giovanni dallo Stecco: come dice Sosa, sognare non costa nulla. Avanti Viola, portateci in paradiso. Scusate, è una domanda che vorrei fare io al nostro editore qui. Ma il Renzoni, ma che lo tenete a fare? Ci sono loro due, ma basta. No, ma io infatti guarda, faccio giusto il vigile, metto qua, fermo e vedi, faccio, dirigo il traffico una volta di qua. Ma io sono delle belle vestite. Ci ha visto che già, digli è già cacciato. Che già, che già caduto. Diciamo che l'ho messa una volta sola prima di stasera. Ha portato bene, dai. Sta per iniziare allora, Fiorentina. A lui bene, alla sua moglie peggio. Bacio a casa come sempre, tutte le domeniche. Ti devo stare simpaticissimo io alla tua moglie, vero? Sì, no, a parte gli scherzi. Intanto facciamo un applauso virtuale dallo studio alla Curva Fiesole, perché sta sventolando una maglia viola gigante come coreografia per la serata. Insomma, Fiorentina-Atalanta non è partita da coreografia, diciamo così, no, sulla carta, però, no, però l'occasione stasera ragazzi, sta per festeggiare che è il primo posto in classifica, certo, voglio dire ragazzi, certo, non è che succede spesso. Corroborare questa serie di successi senza dimenticare quelle che sono state, diciamo, dei punti di forza della Fiorentina, oltre che il gioco, innanzitutto l'atteggiamento che ha sempre tenuto anche in Portogallo, e poi quel tipo di concentrazione, quel tipo di collaborazione, proprio quel gioco di squadra che si è visto in tutte e due le diverse formazioni. Ecco, questo secondo me può essere un punto importante su cui puntare. Tanto perfetto sincronismo. Io però volevo dire un'altra cosa, ma perché quella coreografia non l'hanno fatta qualche settimana fa? Ecco, questo mi fa arrabbiare, perché in Italia siamo tutti tifosi quando le cose vanno bene. Poi automaticamente vengono le problematiche, le situazioni negative, quello mi ha detto quello ha promesso quell'altro e c'è il casino. Allora, tante volte anche vedere queste immagini sono belle, ci mancherebbe altro, però... bisognerebbe ricordargli ai tifosi italiani che alle squadre bisogna volergli bene anche quando le cose non vanno nel miglior modo. Cosa succede nei campionati inglesi? Di sicuro. In Italia succede sempre così. Quando vai bene, va tutto bene, coreografia, applausi. Comunque non è solo nel calcio, è proprio nella vita così. Anche la moglie di Renzoni, quando funzionava, gli voleva un bene. Ora fa qualche volta cirecca, gli ho le meno. Ma so che le cose funzionano bene. Tutto, no, degli elettrodomestici, su. Ah, ecco. Intanto baci e abbracci tra Sarri e Mihajlovic, che insomma lo sapete se avete letto i quotidiani sportivi in estate, hanno rischiato di trovarsi questa sera sulle panchine opposte anche. Insomma, ci sono stati un sacco di incroci tra Napoli, Milan, Sampdoria, adesso si ritrovano da avversari, tra l'altro pure appaiati in classifica entrambi con l'obiettivo di recuperare. Paci si prenota, prego. No, volevo dire una cosa, prima che inizi la partita, poi dopo hai visto, non si può più divagare. Volevo fare complimenti a Lelga e alla Cristiana, hanno fatto un film, l'ho visto io. Sì. Stupendo, tanto sono che piove. È vero. Guarda, l'hai mai visto te? Purtroppo non ho avuto il piacere. T'ha avuto una fortuna pazzesca. No, guarda, io te lo dico. Ma c'era pure Robertino? Robertino è arrivato, ha detto, che? Ha fatto. No, scherzo, complimenti davvero. Grazie. Vabbè. Anche il vostro regista Piero, che ha avuto una storia con te, mi sembra, no? Un altro paio di mail, va Carlotta, così ne entriamo in clima pronostici per partita. E si scherza, arrabbiati, ben via, nemmeno vero. Stasera è una di quelle serate carpediem, non è vero. Sì, occasione da cogliere per la Fiorentina per balzare in testa, dicevamo, con la sosta che insomma inizia subito dopo questo fischio finale, perché si è quella, messo su tutto viola, si è messo quella di questa sera è un primo esame di maturità per la Fiorentina davvero, perché ha un'occasione straordinaria di poter vivere almeno per 15 giorni
una bella favola, chiamiamola così. È iniziata così. Adesso la partita. Questa è la partita, secondo me, più difficile di inizio stagione, perché oggi la Fiorentina deve confermarsi al cospetto di una squadra che gioca bene. È una buona squadra. Battere l'Atalanta non sarà facile stasera. È iniziata anche la partita a San Siro. Un altro paio di pronostici ce l'abbiamo? Sì. Simone da Firenze, stasera 3-0, senza fare scherzi. Primo posto da soli, il sogno è appena cominciato. Ed infine Dario da Scandicci ci scrive: vinciamo stasera e godiamoci il primo posto finché dura. Però non facciamoci troppe illusioni, la stagione è ancora troppo lunga. Eh sì, ma insomma questo è un'occasione da sfruttare subito per trascorrere due settimane di grande entusiasmo. E poi insomma quello che verrà, verrà. Intanto è subito la Fiorentina che manovra un pallone dalle retrovie. Ma io vorrei chiedere al Paci, sì, tifoso... Fuori gioco? No. Paci, appassionato vero di calcio, certo, e vero tifoso della Fiorentina, se la squadra di quest'anno ti piace, Alessandro. Non ne avevamo ancora parlato mai. Ma di sicuro, mi piace per forza, fortissima. Poi vedrai, è prima. Classifica. Senti, no, quando io andai a vedere Fiorentina-Barcellona, no? Mm-hmm. E dissi, state calmi, cioè tutti, capito, dicevano, oh, è fortissimo, e dico, stai calmi, ancora, invece è forte. Aveva ragione loro. In poi effetti. Mi piace Bjašković, a me anche parecchio. Sì, che è un acquisto di gennaio. Bjašković. È difficile, dai. No, Bjašković. Ma se tu sapevi tutte queste cose a scuola, che ti passavano. No, ecco. Come ti capisco. Un paio di esclusioni importanti anche però nella formazione di stasera, ma si tratta chiaramente di normale turnover per Sousa. Cioè Vecino, che è escluso. Il nostro Giulio Benevento l'aveva intuito, lo dicevamo anche l'altro giorno. E questo è un elemento interessante, perché bisogna vedere come Badel e Borca interpreteranno appunto il ruolo di mediani, visto che noi ci eravamo abituati a vedere Borca Valero un po' più avanti, e proprio Vecino fare quel lavoro di rottura in mezzo al campo, che in particolare ha funzionato domenica scorsa contro l'Inter. Semplice turnover, sì. Insomma, ha giocato anche in Portogallo. Sì, comunque a disposizione, nel senso che in panchina, cioè eventualmente c'è, come c'è Pepito Rossi. Sorridente, l'abbiamo visto arrivare sorridente. È vero, Pepito è arrivato sorridente. Intanto Montolivo sfiora il vantaggio per il Milan con una conclusione dalla distanza. Su Vecino, giocatore che l'anno scorso è esploso giocando tutto l'anno da titolare con Sarri a Empoli. Appena... Due stagioni fa, o meglio, proprio all'inizio dell'anno scorso, dopo il suo arrivo due stagioni fa, Montella aveva detto no, non è pronto, va in prestito. Poi abbiamo visto la stagione che ha fatto Empoli, stiamo scoprendo adesso anche con la maglia della Fiorentina quanto può dare a questa squadra. In un anno si può migliorare così tanto, Ciccio? Caspita, come no, si può migliorare, sì. Poi dipende, quando giochi con più regolarità... quando giochi anche più tranquillo, quando sai che ti puoi preparare bene la domenica perché poi l'allenatore ti dà la maglia da titolare, si può migliorare tantissimo in un anno, ci mancherebbe. Lui ha fatto dei grandi miglioramenti, tant'è vero, si pensava anche a un certo punto che è diventato un po' uomo mercato, perché mi sembra che alla Fiorentina gli siano arrivate delle offerte anche importanti per questo giocatore, 12 certo. milioni, e alla fine la Fiorentina ha resistito perché l'allenatore ritiene che questo sia un giocatore utilissimo nell'arco di questa stagione, e soprattutto ci sono ancora ampi margini di miglioramento secondo me sul Vecino, anche perché è molto giovane, sicuramente può crescere ancora. Intanto occhio al contropiede della Fiorentina con Bjašković, il tocco su Bernardeschi che ha spazio per tirare, sceglie il pallone, eccoci, in profondità, ancora Cuba, calcio di rigore per la Fiorentina. Io ho detto 2-0, è l'ammonizione, ci sta, me lo segno, qua ci sta anche un giallo, l'espulsione era l'ultimo rosso. Celeste, io ho detto 2-0, ricordatelo, rosso per Dramé. Bella l'azione, tre passaggi. Ma io infatti stavo guardando prima la posizione di Bernardeschi, perché volevo vedere se giocavano con Kalinic davanti e con i tre che poi... Tra l'altro l'espulsione è completamente sbagliata, perché sì, non è Dramé che fa fallo. No. Quindi o non ha espulso Dramé o qui è un errore tecnico pesante, perché il fallo è di Gomez. Ah, è Gomez, sì. Fallo è di Gomez, nettamente. Ma Mario Gomez, ma che... Aveva chiamato il fuorigioco per la posizione di offside, credo. Ma infatti non ha espulso Dramé, espulso Paletta. Paletta che assieme a Gomez ha fatto... Sì. Secondo me era più fallo di Gomez che di Paletta. Diciamo che Gomez ha iniziato e Paletta ha...
Chi batte? Ilicic. Tutti e due non li poteva buttare fuori. Tutti e due no, ha scelto uno dei due. Allora, Ilicic dal... Oddio. Avvertitemi. Perché oddio? Io avrei tolto, cioè avrei preferito vedere espulso Gomez. Ah, pensavo che perché Ilicic batteva i rigori. No, no, Ilicic. No, Ilicic è... Freddissimo come sempre, iceberg dal dischetto. Stiamo sesto sereni. Minuto. Tiro. Record. Fiorentina in vantaggio ancora, Josip Ilicic dagli 11 metri, vai, vai Elga, baciamoci per la gioia. Ti stavo dicendo, la posizione di Bernardeschi è da monitorare, perché se fa la mezzala centro-sinistra è un'altra invenzione di questo allenatore, perché nessuno l'avrebbe mai fatto giocare in quel ruolo. Guarda Andrea Della Valle, quasi da interno. Gioca da interno-sinistro. Lui, Badeli e Borja Valero fanno i tre centrocampisti centrali. E Blachikowski a destra che attacca, Alonso di qua e Ilicic che gioca dietro a Kalinic. Comunque è bravo, sembra abbia giocato lui. Ma poi Kurtic l'ha già levato, è un po' arrabbiato. Sostituzione resto... dell'Atalanta, esce l'ex Kurtic per far posto a un Cherubin. Difensore centrale, ovviamente per l'espulsione di Paletta. Tu prima dicevi di Vecino, no? Del fatto che si può in un anno... Vogliamo parlare di Ilicic? Cioè che l'anno scorso qualcuno penso l'avrebbe anche avuto crocifigge da qualche parte. Le doti di Ilicic già le conoscevamo. No, lo stesso discorso diceva Ciccio prima. Per la squadra succedono anche per i giocatori. Sì, certo, ma Ilicic insomma ci ha fatto arrabbiare in più di un'occasione, benché si sapesse le caratteristiche che aveva. Però c'è stato un momento veramente di difficoltà e l'anno scorso ci è mancato poco andarsi via a gennaio. C'era solo il Bologna che lo voleva. Sì. E era in Serie B, allora per quello non c'è stato mosso. Anche un momento che il pubblico si era spazientito con lui. Esattamente. E quindi quando succede quello, poi per un calciatore diventa ancora più difficile giocare, perché giochi sempre con la preoccupazione, con l'ansia. Ma lui invece con questo allenatore ha trovato una serenità, una tranquillità incredibile. Anche perché lo fa giocare nell'unico modo come può giocare questo ragazzo qui, e questo non gli puoi dare compiti tattici. Questo devi lasciarlo dalla metà campo in avanti. Come giocava? Dalla metà campo in avanti dici fai quello che ti pare, giochi dietro la punta e vai e spazia dove ti pare, perché lui va a destra, va a sinistra e gioca più o meno come giocava a Palermo. Sì, ancora Ilicic che crea lo spazio e Blachikowski che va dentro su un bel pallone di Bader, poi il cross basso, ribattuto la difesa dell'Atalanta, ma la Fiorentina, tanto per cambiare, un po' come domenica scorsa Celeste, pressa con 6-7 uomini. Sì, ma nel ruolo di Ilicic, secondo me, è da definire come un numero 10. Cioè una mezza punta che dietro può spaziare destra e sinistra dove vuole, c'ha fantasia, c'ha il tiro, un mancino veramente pericoloso, quindi penso però Celeste, se tu lo fai giocare con due punte e lui dietro, non rende più. Perché deve rende molto meno, anche perché dovendo venire poi obbligatoriamente a dare una mano dietro a fare un minimo di opposizione, lui si perde. L'unica maniera è giocare come giocava a Palermo. A Palermo giocava esattamente così. Certo, ti deve fare la differenza, altrimenti è un lusso che non ti puoi permettere. Evidentemente Montella riteneva opportuno non dargli tutta quella fiducia che invece gli ha dato Paolo Sosa. Intanto tenta un'azione di rimessa dell'Atalanta che è ripartita dopo un contropiede che non ha avuto esito per la Fiorentina. C'è un lancio lungo nella zona di Tomovic che appoggia comodamente col petto verso Tatarugiano e poi fa ripartire l'azione con Astori che torna in nazionale. Poi magari prima della chiusura vediamo anche l'elenco dei convocati, visto che da stanotte, da domani inizia il raduno dell'Italia di Conte al centro tecnico, c'è un doppio impegno di qualificazione europea. Intanto la Fiorentina manovra e io vedo un Paci più cinofilo che mai stasera. Sì, mi garba tanto, guarda. Sì. Il canino, è proprio bellino. Ma io bisogna parlare. Piano con le carezze, perché sono in fascia protetta. 106 grazie, facile da ammettere. Però mettere me in Renzone, si guarda che sceglie. Occhio alla Fiorentina ancora a terra, nuovamente Kalinic in area di rigore, stavolta Massa non dice niente, Kalinic si tocca il volto, poi Dramé si scusa, scontro senza cattiveria, spalla. Attenzione, qui ci poteva anche stare il calcio di rigore, perché allarga il braccio lui per coprire la palla, sulla palla forse ci arriva prima Kalinic. Cerca più l'uomo diciamo che il pallone. Che... Fiorentina Milan taglia fuori diciamo del basket. Fiorentina Milan, la prima trasmissione. Sì. E che era accanto
a Ciccio, e Ciccio dopo 7-8 minuti disse: questo gli fa male alla difesa di Milan. Kalinic. Sì. Si sta rivelando. Cioè, guarda, Kalinic, le prime tre o quattro partite era già diventato da noi l'oggetto misterioso. Sì, invece... Io me lo ricordo, io ho dovuto difenderlo. A un certo punto dicevo: guardate che il calciatore, l'attaccante, se non fa gol, ma si trova sempre sulla traiettoria della palla. Occhio a Borca che prova al destro, palo clamoroso! Palo di Borca! Porca miseria! Porca miseria! Ancora Borca, la rigore, attenzione! In mezzo lo scarico, Badel prova lui col destro, raso terra! La barba al palo. Ciccio, a proposito di Kalinic, chiedono da casa, secondo te quanti gol può fare in questa stagione? Dipende intanto con quanta continuità potrebbe farlo scendere in campo, perché vedo che adesso più o meno si deve dividere la fase offensiva con Babacar. Stasera è toccata a lui, magari domenica prossima tocca a Babacar. Bisogna vedere quante partite gioca con continuità, ma io credo che lui è uno che può andare tranquillamente in doppia cifra. Io, se ha un pizzico di fortuna, che serve sempre un attaccante, i 14-15 gol secondo me li può fare. Anzi, non capisco perché non calci rigori. Io quando vedo gli attaccanti che non calciano i rigori un po' mi mordo le mani. Perché... Beh, c'è Ilicic che li calcia molto bene. Va bene, ma di solito quella è una priorità dell'attaccante. Esterno destro, apertura. Apertura di esterno destro di Borca Valero per Baschikowski. No, allora, sì, poi Borca è sempre alto. Vorrei dire due cose. Allora, Borca Valero è tornato il giocatore un po' del suo inizio in Fiorentina. Quindi esatto. Calcio tipicamente spagnolo. Occhio ancora un po' pericoloso. No. Scivola Baschikowski in area di rigore. Poi Ilicic prova al volo col sinistro. Hanno deviato, niente, recupera l'Atalanta, poi Alonso in pressing. Stavo dicendo, è ritornato proprio a giocare alla spagnoleggiante proprio. E quindi fa piacere perché ha avuto l'anno scorso, che è stato un anno, diciamo, chiamavolo di transizione, no? Di difficoltà. Un po' particolare, di difficoltà. Un po' di calo fisiologico anche. Ecco. Il bambino piccino. E poi la cosa bella che si è vista negli ultimi, al di là del risultato, quindi del rigore e tutto il resto, negli ultimi tre minuti di gioco, in questi ultimi tre, è proprio quello che mancava forse l'anno scorso in tutta la seconda parte della stagione, tolto che quel dopo Natale favoloso, cioè questa volontà continua di finalizzare il gioco, di corroborare il risultato in vantaggio, che è un atteggiamento vincente. Perché non ti accontenti, vai avanti e anzi cerchi ancora di più di rendere sicuro quello che hai ottenuto fino a questo momento. Ancora questo è sicuramente da grande squadra. E non parte di Baschikowski, lo scarico su Badel, ancora il pallone largo. Fiorentina che continua a manovrare, perché adesso chiaramente l'Atalanta si chiude dietro. Eccolo, bello il pallone di Borca per Kalinic, un po' largo, tenta a diagonale, insomma, da lì ci voleva. Comunque c'è una densità. Il colpo effetto. È impossibile. La cosa bella del calcio è che ogni tanto bisogna fare anche un po' mea colpa. Io, per esempio, con Matto, occhio perché è passato vantaggio il Napoli, gol buono? Sì, c'era forse il rischio di fuorigioco di Allan, invece no, gol regolare. Quindi prima del quarto d'ora, siamo al tredicesimo, vantaggio del Napoli a San Siro, ha segnato Allan. Poi adesso rivediamo anche meglio l'azione, perché si erano fermati tutti, forse i difensori del Milan aspettavano un fuorigioco. Con Alonso, Milan è forte quest'anno. Con Alonso ho dovuto fare un po' di mea culpa, perché per esempio a me era uno di quelli che a me non piaceva, non mi piaceva, no, soprattutto nella fase difensiva, e l'ho criticato più di una volta. Detto questo, poi invece nel tempo mi sono dovuto ricredere e oggi sono contento di tornare sui miei passi, perché il giocatore mi ha smentito. Quindi il bello del calcio a volte è anche questo, no? Calcio d'angolo per la Fiorentina, quando siamo al 14° minuto c'è Kalinic marcato dal versiliese Viareggino, se non ricordo male, Masiello, che è il difensore però dell'Atalanta. Parte il cross di Ilicic, prova lo stesso Kalinic a staccare, poi recupera ancora Marcos Alonso a favore di Borca Valero, e dunque una nuova azione offensiva per la Fiorentina con Gonzalo Rodriguez in proiezione offensiva che imposta, poi non riesce lo scambio tra Braciszkowski e Marcos Alonso, però il piglio, e questa è la cosa è importante, giusto. È quello della squadra matura, no? Che dopo aver segnato continua a macinare il gioco. Teniamo conto che siamo un uomo in più adesso, no, in più. Bisogna considerarlo quello lì, perché sennò... Comunque posso dire una cosa, è il tuo turno, Celeste? Sì, no, basta. Ora ritorna di là. No. La bilancia, palleggia. Devi arrivare fino da Graziani lì. Ah sì, fa tutto il giro? Ma guarda che se si sposta Roberto poi non hai più la scusa per accarezzarlo, perché sei troppo lontano. Allora tienilo. L'uomo in più ti permette di avere un pochino più di spazio.
e un pochino più di potenzialità in fase offensiva. Posto, ti faccio posto. Di gestire, certo, in maniera... Adesso sì, magari non è ancora il momento di gestire, perché devi fargli il secondo affondare, gol. Se gli fai il secondo gol, puoi dire che sì, la partita quello... la metti in cascina. È il problema di fondo, no? Delle prime partite della Fiorentina, era quello che mancava il gol della tranquillità. È mancato poi in due partite, se vogliamo, con Torino e con Basilea. Vorrei evidenziare un altro aspetto. La Fiorentina, anche per l'ennesima volta, è andata in vantaggio. Sempre andata in vantaggio. Dopo questo... pochi minuti... E sul rigore. Se tu vai a guardare le partite di Basilea e con il Torino, quel Torino 60 minuti di ottimo livello, poi dopo c'è stato quel annebbiamento, con il Basilea invece facciamo finire Luis. Certo, due errori. No. Stato, smettila. E due errori sicuramente, però con l'uscita di Astori e di Gonzalo, che erano due difensori centrali della Fiorentina, chiaro, la Fiorentina è andata in difficoltà, poi uno ha trovato un gol della domenica. Perché... Certo, vabbè, quello purtroppo lo ricordiamo bene. Cosa pensavi? No, pensavo, ci pensi ad essere sposati con la Francesca, no, a casa? Che ora, a parte voi che siete degli esperti di calcio, insomma, però la gente normale o meno, no? Aspetti, alle mogli, no? Fa finta di essere esperto la moglie, no? E fa, no, sai, perché lui, insomma, l'altra volta, insomma. Vabbè, cioè, se tu provi a dirgli a lei, fa, no, perché lui l'altra volta ti corregge, ti corregge. Succede così. Lo distrugge. Vabbè, potrebbe essere. Infatti, anche domandiamoci perché mio marito non c'è mai. Ah, ecco. Si è trovato un lavoro, sì. Fai il pilota, Alessandro. Ce l'hai aereo? Gli è toccato fare il pilota. Ti chiedono d'aereo? A casa. Aereo, sì. No, dico Hart. Allora c'ha sempre la testa fra le nuvole. Ovviamente. Occhio, il cross in mezzo è pericoloso l'Atalanta. Alonso ci mette quella una pezza. Carlotta, sì? C'è una domanda per Celeste. Cosa ne pensi della difesa della Fiorentina? Subiamo pochi gol, anche se abbiamo perso Savic. È merito di Sosa? Io dico che è merito anche di singoli sicuramente, ma anche di una questione tattica, perché la difesa quest'anno ha due, praticamente quasi sempre due incontristi davanti che fanno filtro, quindi quasi mai ci pigliano di infilata, e allora chiaramente che il difensore rimane un attimino più tranquillo. Però direi che l'atteggiamento è quello giusto, non ha preso gol, cioè li ha presi tre a Torino per delle amnesie difensive veramente eclatanti, però per il resto ha sempre fatto la sua bella figura, quindi direi che sì, che il merito è sempre comunque anche dell'allenatore, è chiaro che ti dà nel modo tatticamente la costruzione, diciamo, del gioco, però i singoli poi quando vanno al campo e sono convinti, entrano in campo con la convinzione, fanno la differenza. Ma poi non tutti gli anni Celeste sono uguali, perché qui non c'è Savic, c'è Astori, che tra l'altro l'anno scorso ha fatto un pessimo campionato con la Roma. C'è Higuain. Madonna, ha preso una palla Higuain. Higuain sta mettendo in serie difficoltà. L'anno scorso aveva delle amnesie difensive incredibili, cosa che quest'anno per ora, tocchiamo ferro, non stanno succedendo, ma i giocatori sono gli stessi. Vuol dire che non tutti gli anni sono uguali, no? Certo, ma anche Roncaglia, Ciccio, ha recuperato, diciamo, nel ruolo suo, non lo voleva più nessuno. Chi è? Cioè, Roncaglia, no? Sì, quindi anche Roncaglia. Anche lui Roncaglia è rimasto perché alla fine non l'hanno potuta dar via prima, perché poi invece l'allenatore l'ha visto e ha detto no, questo me lo tengo. Però anche Roncaglio è tornato a giocare su dei livelli diversi rispetto a quelli precedenti, ma ripeto, la difesa è più o meno la stessa. Però tu sai benissimo che l'allenatore, insomma, dà sicurezza, dà fiducia ai giocatori. Tu lo sai, ma la differenza che ci può essere è proprio quella di avere da parte di un allenatore rispetto a un altro una fiducia maggiore, una serenità maggiore, una tranquillità maggiore, e questo a volte fa la differenza per i calciatori. Perché la Fiorentina l'anno scorso ci siamo stupiti più di una volta perché prendeva più gol di quelle che erano le qualità della squadra. Intanto Tomovic dalla posizione di mezzo destro fa girare su Gonzalo e poi ancora Astori, Fiorentina che è imposta dalla difesa, ma è tutta praticamente riversata nella metà campo dell'Atalanta. Stasera peraltro il discorso del filtro dei due mediani è da verificare, perché insomma Borja Valero non ha esattamente quelle caratteristiche, però può supplire con la corsa, no? Con l'intelligenza tattica che gli riconosciamo, che sta continuando a far vedere grandi cose anche stasera. O quantomeno grande vivacità sulla corsia esterna, e Marcos Alonso che mi sembra veramente stia vivendo un momento di grazia assieme allo stesso Borja. Tra l'altro nessuno dei due è convocato
in nazionale spagnola. Bene, bene, meglio. Anche perché lui e Blachikowski sono quelli che in assoluto corrono più di tutti, perché loro due devono coprire 60-70 metri di campo rispetto ad altri calciatori. Eccolo, quindi... proprio Alonso che va sul fondo, cerca Bernardeschi, rimpallo ancora Fiorentina, però che recupera subito. C'è Borca che prova la conclusione, dribbling incredibile, poi Blachikowski punta l'uomo, area di rigore, niente, e ci ciampa. Stavolta c'è inciampato, niente da fare. Prova il contropiede, fallo di... Mano del... Mano di Gomez, sì. Di Morales. Morales, bravo Massa. Era da ammonire anche. L'ha vista pure Alessandro, hai visto? Io l'ho vista ieri. Ah, ieri. Sei attento, sei concentrato. Perché l'Elga non mi considera più, allora guardo la partita. A proposito di Elga. E che io ti chiedo scusa, guarda. Però anche te, Renzoni. Cosa? No, chiama a me quando c'è l'Elga. Eccolo. Elga. C'è da dire che davvero Borca Valero ha ripreso in mano destro. Il centrocampo in un modo straordinario. Ha un raggio d'azione che a tutto campo veramente incredibile. No, ma poi dà una tranquillità, una serenità che... La palla in banca. Vieni con noi. Chiamarlo professore non è peccato. Intanto, mentre... Ecco. Ilicic va vicino a 2-0. Mi avevi fatto perdere il tiro. Io vedo un quadretto interessante. Che succede? No, volevo fare due domandine all'Elga. E che c'entra lui in mezzo? Lui è come il prezzemolo, ecco. Sta per tutto. Dopo la faccio io, Alessandro, la domanda. Sì. Che ci fa l'Elga qui? Allora, sarà fulminato Sky, è venuto a vedere la partita. In studio. Allora, il personaggio Elga Conforti. Sì. Personaggio... diciamo più famoso quasi di Facebook. Addirittura. Dai, sì, sei un personaggio pubblico ormai, ti riconoscono per la strada, ti fermano, ti chiedono la foto, a volte te la fanno e non te ne accorgi. Questo me lo dici tu. No, non lo dico io. Ogni tanto si sentono dei rumori strani, clic di nascosto. Che rumore si sente? Secondo te, com'è mai il successo di questo personaggio? Non lo so, bisognerebbe chiederlo a un sociologo. Così. Abbiamo un sociologo. Abbiamo Paci, che ha studiato sociologia. È laureato in sociologia. Guardate, allora io ve lo dico, io ho studiato veramente sociologia, ma non ci ho capito nulla. Secondo te, Paci, com'è mai questo personaggio così... Sai perché? Perché è bruttina, no? E allora la gente dice, poverina... No, ma rimane anche simpatica, perché non è solo una bella ragazza, certo, comunque. Certo. Meno male, grazie. No, è vero? Ma a me non mi sta tanto simpatica. Ecco, visto. Non è vero, mi sta simpaticissimo. È lì che abbraccia, ne allora, approfitta. Il profilo Facebook Elga Conforti è praticamente ormai completo. Sì, l'amicizia è completa, non c'è più posto. Quindi dove devono andare a cliccare per seguirti? Non si può dire. ragazzi, dove? Questi sono assist meglio di quelli di Ilicic. L'unica pagina fan è riconosciuta. Ecco, l'unica che non ho aperto io, infatti c'è un inglese, quindi, è impossibile. Elga Page Official Fan Club. Esatto, sì, perché poi... Elga è anche laureata, diciamolo, quindi perché non l'hai scritta te allora la pagina? Me l'hanno aperta a mia insaputa e poi è andata avanti. Qui siamo al limite del penale, pagina verde a sua insaputa, foto scattate di nascosto. Qua. No, non si fa così. Facciamo una segnalazione alle forze dell'ordine. Il Renzoni, no? L'ha vista sempre sul computer. La prima notte di nozze, lo sai che gli fece la sua moglie? Cliccò due volte. Questo si dimostra che la legge sulla privacy. Insomma, 196 del 2003 è una farza. Accidenti, guardiamo anche sul codice di Perché sei avvocato anche te? No, sono laureata in giurisprudenza. E allora ce l'ha tutti. Oh, meno male tu sei bella sposata, io non ti sposavo te. Allora, che succede allo stadio? 24esimo, metà del primo tempo, ancora 1-0 per la Fiorentina, e chiede alla regia di preparare il collegamento telefonico con Andrea Giannattasio di Radio Bruno Toscana, così ci facciamo raccontare anche un po' di clima dal comunale, visto che ci sono stati un paio di colpi proibiti, un calcio al volto subito da Badel, anche se ci è sembrato involontario da parte di Masiello, con...
cartellino giallo conseguente. Intanto la serpe disturba Carlotta. Io vedo anarchia totale. Ora spostare Carlotta perché tu vedi la partita, no? Non depone a tuo favore. Scusate, ma prima di tutto sono professionista. Scusami, ma io ho visto la scena, lui ha fatto, siccome ti vedo di poco, può mettere un pelo più in ma poi non è vero, sono tutte scuse, perché lui è 11 decimi, ci vede benissimo. Lei è un manino, sì, lui. Non c'era la GX, però. Non vorrei anche vedere. Oh, basta. Romeo, a scuola già da piccino l'era un maniaco. Tremendo, Peccato che si andava tutta una scuola maschile. Occhio, Morales. Tartarusano, miracolo. Miracolo, Tartarusano. Ci si può distrarre. Andrea, Gian Anastasio. Penso una butta a palla a Borca Valero. Ci sei? Eccoci qua. Eccoci. Morales ci stava per gelare. È davvero. Un grandissimo intervento, l'errore è molto grande, oserei dire, è stato quello di Borca Valero che ha perso una palla davvero sanguinosa a centrocampo, ha innescato un contropiede da parte dell'Atalanta, per fortuna la Tarusano c'era, si presentava un po' a farfalla, adesso c'è questo calcio d'angolo, lo vediamo insieme. Certo, c'è calcio d'angolo per l'Atalanta. Andrea, quanti sono i presenti allo stadio? Perché noi da qua ovviamente ci limitiamo alle immagini TV e vediamo qualche zona, insomma, non esattamente piena, per usare un eufemismo, probabilmente il maltempo anche ci ha messo lo zampino. Sì, chiaramente nulla di fatto dal torneo dell'Atalanta, c'era stato detto che sarebbero stati attorno ai 30-32 mila di spettatori rispetto al Franchi, in realtà la maratona non è completissima, credo che oltre ai 20-21 mila abbonamenti ci saranno stati circa 7-8 mila biglietti staccati, non si arriva a 30 mila, ecco, devo essere onesto, anche perché poi la ferrovia è desolatamente semivuota, quindi peccato, perché insomma poi per come sta maturando il risultato poteva essere una serata diversa anche per chi fosse venuto allo stadio. Però, Andrea, comunque, però è piovuto anche buona tutta la mattina, tutto il pomeriggio, sì, quindi qualcuno certo, probabilmente certo all'ultimo momento avrà un po' anche ripensato. Diciamo che certo, è un segnale da parte di chi vuole lo stadio nuovo coperto, dai, mettiamola, sì, mettiamola questo, così. Ma questo ormai è così da anni, magari anche in virtù di quello che è stato il risultato dell'Inter nel pomeriggio, poteva esserci qualche motivazione in più. Comunque dai, la cornice è assolutamente godibile e per adesso i tifosi di Valfranchi stanno assistendo a un bellissimo spettacolo, eccezione fatta per questo semisuicidio viola a pochi istanti. Sì. Andrea, tu sei stato sì in Portogallo, lì c'era lo stadio coperto, vero? Sì, c'era uno stadio coperto, ci sarebbero da dire tante cose sullo stadio d'Orestello di Lisbona, primo tra tutti il fatto che la tribuna stampa era dalla parte opposta rispetto alla tribuna e che per vedere recentemente la partita abbiamo dovuto aspettare il secondo tempo perché c'era il sole, e però per il resto insomma uno stadio abbastanza carino, non funzionava il wifi, resta da capire come certe squadre e certi stadi possono far parte dell'Europa League. Vabbè, questo dovremmo chiederle all'UEFA questa. Andrea, sì, ci sentiamo più tardi, grazie per il momento. A dopo. Giovattasi, non so se ci avete fatto caso, quando lo chiamiamo porta sempre bene. O segna la Fiorentina oppure l'Atalanta si no, mangia un gol clamoroso come Ilicic, è successo poco fa. Attenzione, Ilicic cambia gioco per Bacikowski. Borca è buono, Borca, è buono. Posizione regolare, c'è Bernardeschi pronto a ricevere posizione di sparo. No. Però c'è Tomovic, il cross, angolo. Comunque sull'azione precedente, forse, non lo sì so se avete Ciccio e Celeste, mi sembrava ci fosse fallo su Borca Valero, che difende il pallone. Beh, fallo la un po' velocità reale, dai, sembrava di sì, ma lì è l'arbitro, era lì evidentemente ha visto meglio. No, perché no, ha cercato di coprire la palla, sì, ma non so se l'ha coperta, se l'ha coperta bene. Ha perso un po' l'attimo anche l'equilibrio, è andato giù male. Ecco l'angolo del Cavaliere, un po' corto, e respinge Dramé. Vediamo se Marco Salonso la prende sempre lui, pallone aerei, lo spagnolo spadroneggia in queste circostanze, fa ovviamente leva sul fisico. Ancora Borca si allunga leggermente il pallone, poi però riesce a ritrovarla, allora fa ripartire l'azione. L'Atalanta, tutto sommato, sì, sulla carta è chiaramente, era sfavorita chiaramente prima dell'inizio, la maggior ragione adesso sotto di un gol e sotto di un uomo. Però fino ad ora ha fatto una stagione assolutamente positiva per una squadra che parte per salvarsi, insomma, con Reja che come sempre mette più che dignitosamente in campo le sue squadre. Sì? Cioè, lui ci ha giocato il Reja. Te hai giocato il Reja? È stato il mio allenatore a Verona. Verona, a Verona. Com'era? Così vecchio lei, Reja? No, è abbastanza. Sei cattivo. È l'allenatore più vecchio della Serie A, però. Davvero? No, al momento è il più... Mettete, sei più comico, più vecchio della Serie A. No, io anche di più. Serie C.
Mi pareva Ventura, intanto altro fallo di mano di Morales. Pace, chiedono la casa. Sì. Non è vero, c'è il fuori da un monte, ben via. Dove hai lasciato Cagliostro? Prima. Non Cagliostro... sarà mica Gobbo? No, Cagliostro è a disintossicarsi. Dalle tubi schierate. Sì, certo. E dai Renzoni anche. Ma no, ci vediamo una volta alla settimana proprio. Sì, guarda, ma oh, sì. Sono tante, te lo dico io. Occhio a Ilicic, ancora una grande finta al sinistro, dall'alto, pallone alto, bel numero però, tunnel e conclusione. Adesso chiaramente la Fiorentina va anche sul velluto quando trova spazi con la difesa dell'Atalanta che si apre con l'uomo in meno, tanto anche il Milan ha una buona chance per cercare il pareggio, la spreca, cioè il Napoli sempre avanti 1-0 a San Siro. Anche se poco fa mi pare Buonaventura ha cercato di cambiare i connotati a Amsic. Sì. Esatto. Con un gioco pericoloso. Io molto ho visto pericoloso. Poco fa l'immagine della panchina della Fiorentina con Mati Fernandez, Giuseppe Rossi e Roncaglia, quindi insomma, niente male. Sì, no, per poi, tra l'altro c'è anche il discorso della panchina. Ecco una cosa che volevo chiedere a Ciccio. Panchina. Questo tenere sempre tutti sulle corde, no? I giocatori che stanno, o almeno a noi ci dicono e lo sanno all'ultimo momento, poi in realtà non sarà così. Oh. Però comunque è un modo per farti allenare con impegno, non sai se veramente poi domenica poi, o entri subito o magari subentri durante la gara, quindi è importante anche questo aspetto. No, no, è importante anche perché devi considerare che la Fiorentina è impegnata su più fronti, in modo particolare in Europa League, quindi il calciatore sa che a distanza di poco tempo c'è la possibilità che venga preso in considerazione, perché c'è questo turnover che ti dà effettivamente una grande mano. Ma l'aspetto principale che oggi è nelle responsabilità di un allenatore a livello di Serie A è la gestione della squadra, la gestione dello spogliatoio, sapere tenere tutti all'interno di un progetto, sapere che tanto prima o poi c'è anche lo spazio per te, devi farti trovare pronto, quindi devi partecipare comunque alle situazioni che la squadra vive. La bravura di un allenatore deve essere soprattutto in questo, saperli gestire e nello stesso modo tenerli dentro un progetto, comunque farli sentire sempre importanti anche quelli che a volte devi lasciare fuori, perché comunque sia in qualsiasi squadra del mondo ci sono i titolari e ci sono le cosiddette alternative, no? Però le alternative devi farle sentire dentro un progetto, è importantissimo questo. Alonso ha provato una sorta di tiro cross poco fa con pallone un po' troppo in avanti, però un po' troppo vicino alla porta per essere incocciato da uno degli attaccanti della Fiorentina, però insomma... Volevo dire, che aveva detto Ciccio, che comunque ad oggi la Fiorentina hanno giocato in 24, quindi la filosofia di questo allenatore è veramente allargata a un gruppo dove chiaramente i valori sono anche diversi, però dare importanza che quello che ha giocato meno, però dargli comunque, sentirlo sempre, diciamo, con la possibilità di essere presente, credo che sia oggi come oggi una filosofia che paga poi a lungo andare. E poi ci sono giocatori da cui ancora ci aspettiamo di più di quanto abbiamo visto in questo inizio di stagione. Penso a Mati Fernandez, ad esempio, che era stato uno dei protagonisti più positivi. Beh, certo, Pepito Rossi. Certo, più positivi l'anno scorso. Mario Suarez, anche se ha fatto bene. No, ma poi hai dei giocatori che puoi cambiare anche assetto tattico a secondo di quelli che metti in campo, no? Perché con Mati potresti giocare con le due punte, sì. E lui che fa il trequartista. Ci sono anche i calciatori poi a volte danno delle soluzioni anche per poter cambiare a volte l'assetto tattico della squadra, e questa è un'altra situazione molto positiva per una squadra come la Fiorentina e non solo. E poi insomma l'abbondanza in questi casi fa bene, perché poi nell'arco della stagione ne capitano di ogni, per cui poi può arrivare il momento giusto per tutti. Se è garantito un buon turnover, insomma è come avere una doppia squadra che funziona. Se è la doppia squadra che funziona, ci sta che tu possa funzionare su campi diversi, ecco, su competizioni. Attenzione, Alonso incontenibile sulla sinistra, sta facendo impazzire Masiello, occhio a Borca Valero, ancora un tunnel, il terzo. Bellissimo lo scambio. Bello, perché no, quando sei questo, Borca Valero, segna il calcio. Fermi, che arriva l'Empa. No, ragazzi, questo è un super gol. Ha fatto un passaggio no look, come di anche dei bravi. Bellissima. Fantastica. No, ragazzi. E poi se lo meritava, perché è tanto che cerca il gol. Porca Valero, tunnel, il triangolo, fuori gioco neanche per idea. No, triangolo strettissimo con Ilicic, con Bernardeschi, con chi è stato? Sì. Con Ilicic? Sì. Ha detto che faceva così, faceva crescere i capelli, Borca Valero.
Ah, quello lì. Però solo dietro. E gol di Borja Valero, io ribadisco, né calcio. Lui né Alonso Valero, convocati nella Spagna, quindi evidentemente la Spagna è pronta a vincere tutto nei prossimi anni, perché rinuncia Andrea a Andrea Della Valle è quasi incontenibile, cerca di mantenere un contegno, ma non ce la fa. Ce la fa. Tra l'altro dice che, leggevo, no? Stavo leggendo ora mentre... Ha partecipato all'allenamento di rifinitura di oggi Andrea Della Valle con uno spiccato entusiasmo, e anche insomma, con molta... Insomma, ha partecipato nel senso del giocata che lui... No, certo, ha partecipato... Scusi, diciamo, dottoressa Romeo, vorrei permettere... Come si può dire... Occhio ancora, Brzikowski, il pallone lungo, ce ne sono tre viola in aria, scherzava con la Borja, peccato. Cosa insolita per Andrea Della Valle. È di buon umore, è di buon umore. Senti Francesca, tu lavorerai anche all'Equitalia. Io? No, questa... Ancora non è la già faccio, buona, però potrebbe... Via, ti sto più simpatica. A parte ti ho sempre amato, e tu lo sai benissimo. Attenzione. Occhio a Bernardeschi che prova da solo, gran numero. No, ha detto la Cristiana, ti ami tutti. Comunque soltanto delle belle. Ecco. Ma comunque Alessandro ci si conosce dai tempi di innominabili, lo nominiamo. Ma Cristiana, non ti manca un po' Gianfranco stasera? Mi manca. Manca il nostro Gianfranco Monti, sì. Che facciamo? È allo stadio, no? No, è febbricitante. Mi ha detto che non poteva venire perché ha un po' di febbre. Potevi venire te perché è venuto a mancare Gianfranco. No, sono un po' di febbre. Non sta così male. Scherzo, Monti. Adesso non ho il coraggio di chiamarlo. Mi ha detto che ha la febbre a casa, letto, coperto fino a quassù. Ha il termometro in bocca, dice. Sì. Bacikowski in aria. Niente, angolo. Lo chiamiamo Gianfranco, che dite? Gli facciamo un saluto. Cosa fa rispondere se ha il termometro in bocca? Bacikowski assomiglia a Wolverine, personaggio. C'ha anche lunghe, ce l'ha una lì. Chiedo se possiamo provare a chiamare Gianfranco Monti, se risponde, perché non lo so... Ha detto che è a casa con la febbre, quindi non so se ha il telefono acceso. Guarda, dove è in curva? Il termometro in bocca, insomma, non lo so. Se risponde, occhio ancora alla Fiorentina pericolosa in avanti. Grande tiro. Se risponde Gianfranco, se ce la fa, gli proviamo a chiedere come sta. Mi dicono che c'è. Parlo piano. Gianfranco, buonasera, come stai? Come va con la febbre? Eccomi via. Eccomi qua, ragazzi. Eccolo qua. Ciao. Ma non avevi la febbre? Vi chiedo scusa perché allo stadio sono peggio che in studio. Ma come allo stadio? Detto che è lei con la febbre. È venuto a mancare. C'è la cannuccia a bocca. Avevo mal di gola forte, sono rimasto a casa e quello che sentite è il Dolby Surround. Ho il Dolby Surround. Ho capito. Ho un bel impianto a casa, ho tutte le casse intorno. Sembra quasi di viverla da vero, sai? È vero. Monti, c'è Robertino. Sì. Tu gli manchi. Sta piangendo. Non beve acqua stasera. No, Cele, è un godimento, anche se devo dire l'Atalanta è messa benissimo in campo, benissimo. Sì, sì. Complimenti a Rea perché eccola. Pericoloso, ecco perché Gianfranco. Attenzione, ancora un controcross. Gianfranco, il gol di Borja Valero. Cioè, Cavalero è una meraviglia. Gol del calcio. Allora, Borja Valero, se avesse due sette sarebbe perfetto. 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 No, guarda, c'era già David Guetta, aveva fatto outing su Borja Valero, a suo tempo. Io chiedo un piacere a Luis. Dimmi. Come sono vestite le due bambine? Lasciamo perdere. Siamo quattro, eh? Guarda, Gianfranco, sì. Ti mandano un saluto e un bacio, doveva essere un bacio di pronta guarigione, Carlotta, Cristiana, Francesca, Romeo e Elga Conforti, che sono in studio qua stasera. E Robertino. No. Robertino. No. Gianfranco, no. Ci stai mancando. Ciao Gianfranco. Se voleva andare alla partita, va alla partita. Certo, non vi vedo, ma siete... No, non sono alla partita, sono a casa. Sì, va bene. Fortemente in tutto.
Complimenti. Monti veramente ha telefonato moglie, ha detto: ma chi è lì Gianfranco? E noi si è detto la parte, vero Alessandro? E noi si è detto sì, è qui, certo. Si sente bene, tu vieni in televisione. Senti Gianfranco, le prossime due settimane qual è il mood, la parola d'ordine? No, sono rovinato. Festa tutte le ore oppure nervi, nervi saldi? No, no, godimento a tutte le ore. Ecco, mi aspettami. Aspettami! Kalinic, guarda, sfiorato. Addirittura il 3-0. Gianfranco, ci vediamo domenica? Ci vediamo domenica. Se ti però passa da voi febbre, No, è mi passa, no, prendo 2 uni plus. Quindi non ci costa? No, per via bocca, per bocca. No, forse non sono portato, diciamo, le supposte. Ciao Gianfranco. Ciao Gianfranco. Ciao. 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 Intanto la Fiorentina ha sfiorato il 3-0 con Kalinic, avete sentito anche Monti che ha urlato dalla tribuna del Franchi, mentre bisogna dire che insomma l'Atalanta non molla. Non molla, sì, nonostante l'inferiorità numerica sta facendo secondo me un'ottima partita dell'Atalanta, anche in fase offensiva. Pensavamo fosse penalizzata, invece così sta creando qualche problema comunque la Fiorentina. La Fiorentina non è tranquilla con questo tipo di Atalanta. No, eh sì, perché insomma si sono rimessi bene in campo gli uomini di Rey, hanno ritrovato le misure, anche se insomma, anche perché ora l'Atalanta deve attaccare, insomma, è per 2-0, quindi. Ma Atalanta dovete in Georgia. Oh, bravo. Geografia. Come Sampdoria, eh? Sampdoria non lo so. Era così. Bernardeschi, lo scarico su Badel, poi Borja Valero. Lo scarico su Alonso, poi ancora Borja che fa girare adesso Fiorentina, che chiaramente gestisce in questi ultimi minuti del primo tempo con ampi spazi dove poter dipanare la manovra. C'è ancora Ilicic che è tranquillo, può giocare pallone sulla tre quarti, cerca l'imbucata intelligente. Bravo, questo ragazzo. Eh sì. Poi subisce un tunnel da Gomez, ma c'è subito il recupero di Astori. Certo, Bacikovski, visto e preso, In che senso? Nel senso ha giocato subito, cioè qualcuno dice ma sai, è infortunato, quando si prese, aspetta, no, perché c'è tutta una storia, quando si prese, certo, te lo danno a te, l'è rotto, l'è tutto, ma onestamente mi sembra... Vabbè, questo è un giocatore, occhio a Ilicic, c'è il sinistro, ancora, niente sinistro da fare. Nel Borussia ha fatto le fortune. Due campionati. Senti Renzo, un giocatore, sì. Te sai, io dopo il primo tempo devo andare via perché c'è lo spettacolo. Lo spettacolo, dici anche dove, così ti facciamo... A San Miniato. A San Miniato, al locale che si chiama... Siccome non so la strada, no, lei la sa molto bene, può venire con me lei? Scusa, ma è il cimitero di San Miniato? No. Madonna, guarda, oggi veramente... A San Miniato vai in discoteca, vai a ballare. Sì. Sono giovane e quindi vado in discoteca. È giusto, infatti l'ho detto apposta. Poi la domenica sera, capito? No, ma per chi vuol venire... No, perché di solito quando viene Renzoni si va al night, no? Però stasera c'è da finire. Per chi vuol venire a vederti, dici dove vai. No, dai, e vuoi a San Miniato. Adesso lo ricordo. Come Renzo Olivieri? A San Miniato, Renzo. Olivieri sta lì. Lo sa Olivieri, no? Olivieri, io insomma Olivieri l'ho incontrato tante volte, no? Sicché si è fatta anche delle diverse trasmissioni insieme, no? Una volta sera, perché la mia moglie è americana, una volta sera in America a casa da parenti della mia moglie, e a New York incontrai Olivieri e gli feci io: Olivieri! E lui mi fece: oh, e andò via. Un milione. Cioè a New York, voglio dire. Vabbè, Olivieri va anche a New York. Sono io, e lui fece: lo so. Ah. Erano di poche parole, non è che... La Fiorentina imposta ancora in attacco, occhio alla Astori che cerca il pallone in profondità per Kalinic, il taglio dietro al difensore dell'Atalanta, va giù, niente da fare. Ma secondo me c'era qui. Secondo non si dà per regolamento, no, secondo non si dà. Bello. E lo vorrei rivedere perché è andato giù nettamente Kalinic, sembrava agganciato sulla caviglia. Controllo. Sì, no, però forse no, però la palla l'ha toccata. No, la ginocchiata la prende.
Sì, non è, questo non può essere calcio no, di rigore. No, dai, la palla l'ha toccata. C'è di peggio, via. Sì. C'è di peggio. Non ho detto nulla, si è rialzato. Io mi ricordo è quasi peggio quello di prima che non ha delle botte. Quando giocavi con me. C'era dire che ho giocato qualche partita. Giocava sempre con me lui. Ah sì, avete ma la partita questo. Famosa racconta sempre la partita del cross no, di Antonioni. No, no, peggio non l'ho mai raccontato. No, sempre. Lui racconta sempre gli altri, che Antonioni mi passò la palla e io feci il gol. No, lui è bravo. È bravo a tirare i calci di rigore. Bravissimo, non ne sbaglia uno. Oh, ma ti fai gli affari tuoi, ma no, che... ora possiamo dirlo, no? Oh, fallo. Calcio di punizione, zona offensiva per la Fiorentina, posizione interessante per un sinistro, c'è Ilicic, c'è Bernardeschi, quindi direi... Ma la tira Ilicic. 30 secondi, alla fine del primo tempo. Fallo di Gomez, ancora una volta, stesso che aveva... Ammonito? Che assieme no. a Paletta ha provocato il rigore, con espulsione poi... dello stesso Paletta, calcio Paletta di punizione. Paletta gioca peggio quest'anno perché non c'è Sacchiello. Però c'è Sportiello sì, in porta, quindi ci va vicino. Mi senti una sfondina notte, capito? No, all'improvviso. Proprio... gli viene spontanea. Calcio di punizione. E su Twitter. Sì. Che diano? Roberto. Sono vinco mi diverto. Roberto, lui. Ma dov'è? Quelli che volevano svendere Ilicic. Barili, soprattutto Marcos Alonso, sono ancora fra noi? No, sono via a tifare. Vabbè, si può cambiare idea. Ma perché dai. Il regista fa sempre queste inquadrature? Per Robertino? Per Robertino. Certo. Certo. Mi piace molto la pelle di Robertino, lucida. Attenzione Ilicic. Attenzione Ilicic, manca di recupero. Niente, 30 secondi a fine primo tempo. Eccola. Questa era ottima. Se era in porta, bellissima. Faceva male. Arrivederci, se era in porta, Sportiello non la prendeva mai. Vinicio. Vediamo di quanto è uscita. Accarezzato il palo, no? Palo. 20 centimetri, va, dal palo. Questa non era affatto male. Pochi possiamo secondi alla migliorare. Fine del primo tempo. Io saluto subito Alessandro Paci, perché poi ci dobbiamo fermare immediatamente. Lui deve... No, questa serata, San Miniato. Ma scusa, si fa una poi si avvia. Poi si abbandona. Allora tu vedrai. Alessandro, grazie. No, grazie per essere stato... A me mi dispiace tanto, Luigi. Per essere stato con noi. Buon viaggio fino a San Miniato. Io vi ringrazio davvero. Io rimango. Oh, richiamami, Sì. Ah, tu vieni te? No. Elga, resta. Noi andiamo in pubblicità, torniamo tra pochissimo. Fino alla fine. Di nuovo in diretta con 38 Sport, abbiamo appena scoperto che oggi dobbiamo fare gli auguri a Ciccio, Francesco, Graziani, a Francesca Romeo per l'onomastico. Non mai mi hai trovato sorella, se no non era meglio tardi che mai. Meglio tardi che mai. Ce l'aspettavamo stamattina. Ecco, però. E scusateci. Faccio gli auguri anche a mio papà, già che ci sono. Esatto. Quel mito d'uomo eccezionale. Ciao a tutti. Ma facciamo gli auguri anche a Giampaolo Marchini, va, che non è il suo onomastico, però gli facciamo lo stesso. Come mai? Auguri, così. Perché tanto siamo a gioire anche stasera, Giampaolo. Sai Giampaolo, quando si va negli spogliatoi sempre con due gol magari di vantaggio, due o tre, qui c'è sempre un clima di festa, par d'essere a Natale, ora tirano fuori anche il Pandoro e quello che ma succede. Ma poi questa sera lo vedo convinto Giampaolo. Va benissimo. Ciao Giampaolo, ti vedo convinto. Vai, Celeste, grazie. Sono convintissimo. Grande. Ma quella maglia lì di che colore è? Fa vedere bene. È blu. È blu. Lo vedo un po' addormentato no, stasera. No, assolutamente, le strisce Hai mangiato troppo, di la verità. Ciccio, mai scoperto, ti dico la verità. No, questa è la calma dei forti, perché insomma, primi in classifica, primi da soli, partita in discesa e quindi... rilassatezza, no? Per ora. Pensavo che fosse la calma prima della tempesta, mi ero preoccupato perché eri partito nella rincorsa. Giampaolo, anche stasera, insomma. Non mi svegliate, sto assolutamente sognando, come direbbe Paolo Sosa, no? Bisogna assolutamente essere soddisfattissimi.
poi insomma diciamo anche che un pochino la fortuna ci sta dando una mano, è anche vero che la fortuna aiuta chi se la merita e, sì, esatto, e diciamo che la Fiorentina se la sta meritando tutta. Se proprio vogliamo trovare il pelo nell'uovo per essere proprio pignoli no. fino in fondo, sì, sì. un piccolo rilassamento dopo l'1-0 c'è stato, ma sono bastati un paio di urlacci di Paolo Sosa, soprattutto a Bernardeschi e Alonso, forse probabilmente perché sono i più vicini a lui. Ha rimesso un pochino in carreggiata la Fiorentina, che ha ricominciato a macinare gioco, spaventata da quell'iniziativa dell'Atalanta che Tatarusano ha sventato in maniera assolutamente incredibile. Insomma, sarebbe stata onestamente una beffa, però era un campanello d'allarme per far capire che comunque non bisogna rilassarsi nonostante la partita sia comunque in discesa. Infatti poi è arrivato il 2-0 meritatissimo. Di Borja Valero, grande sì, gol. Grandissimo gol di Borja Valero, sì. Grandissima azione. Gianpaolo, a proposito di campanelli e di segnali, è più positivo vedere l'atteggiamento della Fiorentina della settimana scorsa, che domina a San Siro in casa dell'Inter, che schiaccia l'avversario dal primo al 90esimo, o l'atteggiamento di stasera, squadra piccola, diciamo così, che arriva a Firenze dopo quella prestazione, e però ti confermi da subito, vai subito in vantaggio, hai subito l'uno in più, metti subito la partita in discesa. Quale delle due versioni, ecco, ti dà sensazioni più positive? Onestamente la versione di stasera, perché comunque al di là della grande vittoria ottenuta a Milano, stasera c'erano, usiamo anche il presente, ci sono tante incognite su questa partita, perché comunque hai la possibilità di andare da solo in testa al campionato, hai un'occasione storica, perché comunque le 18 punti non l'ha mai fatti la Fiorentina nella sua storia, hai la possibilità di avere di fronte una squadra che comunque sulla carta è inferiore a te, per cui c'è anche il rischio di essere, come dire, un po' travolti da tutto l'entusiasmo. E invece ancora una volta la Fiorentina di Paolo Sosa entra in campo con grande determinazione, grande concentrazione, l'abbiamo visto, perché subito al secondo minuto grande palla in verticale e subito l'occasione per sbloccare la partita, per cui sono assolutamente soddisfatto dell'approccio della Fiorentina di questa sera, perché era ed è, scusate se continuo a usare il presente, una partita comunque difficile per tanti motivi, per cui sono assolutamente soddisfatto di questo inizio. Senti, ma te hai qualche notizia sullo sponsor, sul main sponsor della Fiorentina? Mi dicono che potrebbe sbroccarsi qualche cosa tra un paio di settimane, ecco, soprattutto se la Fiorentina dovesse continuare ad avere questi risultati così, così straordinari. Qualche cosa si sta muovendo, vediamo. No, io non riesco a capire chi sia l'azienda, insomma, che sponsorizza la Fiorentina, però sicuramente fatto ora è una buona cosa. In generale, sai, adesso cosa, sicuramente cioè, la Fiorentina è appetibile, non che prima non lo fosse, ma certamente è una società, una squadra che ormai da diverse stagioni è ai vertici del campionato italiano, anche in Europa tutto sommato si è costruita una reputazione, e anche le amichevoli estive hanno contribuito ad aumentare questa stima a livello internazionale della Fiorentina, per cui anche qualche multinazionale inizia un po' a drizzare le orecchie, no? Come si dice in questi casi. Certo è che l'etica e anche l'idea della proprietà della famiglia della Valle è ben chiara, cioè non è che si accontenta di uno sponsor qualsiasi, vuole che sia uno sponsor che segue anche i principi e la filosofia dell'azienda, come credo che sia giusto, per cui magari qualche offerta c'è stata, forse anche al di sotto delle aspettative della società, però bisogna che ci sia, che collimino un po' tutte questi fattori. Ecco perché credo che durante la sosta forse ci potrebbe essere una lieta notizia. C'è uno sponsor anche per lo stadio? Magari.
Magari, magari, vediamo. Non, la situazione è abbastanza complessa. Insomma, abbiamo scritto e detto tante cose su questo benedetto stadio. Tutti quanti le parti in causa continuano a professare ottimismo e speriamo davvero che questo ottimismo poi porti a qualche cosa di concreto, perché onestamente mi fa tanta, tra virgolette, invidia vedere lo stadio di Udine, come è stato trasformato e come è adesso, e onestamente è veramente un gioiellino. Ecco, allora penso che probabilmente anche Firenze si meriterebbe di avere un gioiellino, non che l'Artemio Franchi non lo sia, perché come ho sempre detto su questo tema, indipendentemente dalla questione dello stadio nuovo, mi piacerebbe sapere poi che cosa verrà fatto del vecchio, tra virgolette, Artemio Franchi, perché insomma, se no si rischia davvero che resti lì una cattedrale abbandonata, e non sarebbe assolutamente giusto. Quella è una zona che è talmente in città che la riqualificano in mille modi. Il problema è che se la Fiorentina fa un altro stadio deve andarla a fare in un'altra posizione, un'altra possibilità, molto più libera, molto più accessibile, molto più aperta, grande. Anche perché più grande, per i parcheggi, per tante cose che poi deve essere funzionale al discorso stadio. Quindi io penso che l'area del comunale di oggi è una chicca talmente appetibile, perché è molto riqualificabile quell'area lì. Concerti, assolutamente, eventi, c'era anche un progetto di tanti anni fa che prevedeva addirittura la chiusura, la pedonalizzazione del Viale Paoli per creare una sorta di isola verde, un polmone verde proprio dentro la città. Te, Ciccio, hai toccato un tasto giustissimo, nel senso che c'è bisogno fondamentalmente, prima di tutto, di infrastrutture, perché è ovvio che lo stadio poi è l'ultima questione aperta, cioè se non crei infrastrutture, non crei servizi di trasporto, non crei parcheggi, rischi davvero poi di congestionare un'intera area come quella di Novole. Ecco perché credo che poi la costruzione della tranvia, della linea 2 della tranvia vada in questo senso, però è ovvio che siamo partiti un pochino in ritardo, speriamo che ci sia un po' l'accelerata nel finale. Per riportarti al calcio, Giampaolo, visto che sta per iniziare anche il secondo tempo, ti dobbiamo salutare. Ti chiedo intanto se ti dà una spiegazione del perché Borja Valero e anche questo Alonso non vengano presi in considerazione dalla Spagna, non che ci dispiaccia particolarmente, però insomma... Speriamo che continui così, se deve essere da stimolo ai due giocatori, anche se insomma con la Fiorentina così credo gli stimoli vengano assolutamente da soli. Forse negli altri precedenti me la spiego col fatto che magari la Spagna aveva dei talenti e dei giocatori straordinari. Ora c'è il famoso cambio generazionale, speriamo che magari anche loro possano avere una opportunità, una chance come la sta avendo e l'ha avuta Gonzalo Rodriguez. Io ti ripeto, onestamente non capisco perché, però se ce li teniamo stretti così non devono andare a giro per l'Europa e stancarsi troppo, ecco, vediamola così. E poi l'ultima cosa, visto che il secondo tempo è iniziato da 30 secondi, quindi ti lasciamo andare a vedere la partita anche per preparare poi chiaramente i tuoi articoli sulla Nazione, la domanda di sempre, insomma, se hai già un titolo in mente per la... possibile, va bene, siamo ancora il condizionale, capolista solitaria. Sai, qui possiamo giocare eventualmente, anche se sono un pochino scaramantico, possiamo anche giocare sul fatto che la storia la stanno scrivendo questi ragazzi, una storia al momento meravigliosa, e anche Paolo Sosa sta entrando comunque nella storia degli allenatori della Fiorentina, per cui probabilmente sì. Giocheremo un po' su questi temi, poi vediamo come davvero va a finire la partita. Va bene, certamente, non vogliamo portar male. Grazie Giampaolo, ci vediamo domenica prossima e ovviamente... Grazie a voi, un saluto a tutti, un abbraccio. I notiziari. Ciao, ciao Giampaolo, buon lavoro. Intanto il secondo tempo è iniziato da poco, c'è la Fiorentina ancora in attacco, l'Atalanta ha fatto un cambio, è entrato D'Alessandro, non ho visto chi è uscito, Celeste, non so se sei stato più attento di me. No, non ti posso aiutare. No, non ci fanno vedere la grafica. Abbiamo perso, tra l'altro, guarda i nostri monitor in studio, Milan-Napoli, ma tra un attimo sicuramente... Lo rivedremo per seguire il secondo tempo anche dell'altro posticipo. Nessun cambio nella Fiorentina invece, quindi gli stessi interpreti che hanno iniziato la partita. Risultato per il momento rassicurante, 2-0, uomo in più, lo ricordiamo, per la Fiorentina, perché è stato espulso Paletta all'inizio del match, il difensore centrale dell'Atalanta, espulso per fallo
da rigore, e lì è nato anche l'1-0 segnato da Ilicic, poi il raddoppio bellissimo, abbiamo detto più volte, di Borja Valero. Ripartiamo da qua, quindi ripartiamo, eccolo qua intanto anche Milan-Napoli che torna sotto i nostri occhi, 1-0 in questo caso per il Napoli, il gol nel primo tempo di Allan per gli uomini di Sarri che stanno vincendo a San Siro. Non vorrei che avesse tolto Dennis, non vedo Dennis ora. Atalanta senza centravanti? Non ha attaccato senza punta, ancora sarebbe mi sembrerebbe strano, ma non mi sembra di vedere Dennis in campo. Questo buon D'Alessandro grazie. Che prende una posizione più avanzata rispetto a Gomez. Sull'esterno di destra si è piazzato per cercare magari di attaccare Alonso, per tenere basso Alonso. Ha ragione, è uscito Dennis, non lo vediamo. No, non c'è Dennis, è entrato D'Alessandro e non c'è un buon rapporto tra lui e Rey, eh? Nonostante il gol di domenica, nonostante altre situazioni, ma Dennis sta vivendo un momento difficile all'Atalanta. Giocatore che peraltro più volte sembrava in procinto di consacrarsi definitivamente, magari a un livello anche superiore rispetto all'Atalanta. Napoli aveva fatto bene, gli è sempre mancato quell'ultimo passo, diciamo, forse una carenza tecnica o caratteriale. 2-0 in Napoli? 2-0 sì. Napoli intanto, Insigne che si è fatto anche male però tanto segnato. Dall'altra parte c'è Bernardeschi a terra, aspettiamo di vedere che succede anche al Franchi, intanto gran 2-0 del Napoli, Insigne che si è fatto male davvero, sì, ginocchio, al ginocchio. Sì, sì. Esulta, insomma, si lamenta più che esultare a dire la verità. Però tanto si scalda 2-0 Vessino. E si scalda Vessino. Che è successo a Bernardeschi? Bernardeschi ha preso una gomitata in faccia da Grassi. Ma dietro. Gli dice non ho fatto niente, invece la botta è rifilata, insomma. Bernardeschi a terra. Aiuta a rialzarsi intanto, ecco qua il 2-0 di Insigne, lo rivediamo, scambio Insigne-Higuain, triangolo semplice, difesa del Milan in ritardo. E gol del 2-0, conclusione sul secondo palo, mentre Bernardeschi esce assieme al dottor Manetti, si tiene un po' di... Che titoli domani sono? Juve che torna a vincere, quindi punta. Poi l'Inter che viene frenata... da Sampdoria e il Milan che cambia allenatore. Basta. Questi sono domani. No, Milan che addirittura dici? Sì, sì. La Roma. Ah, già, la Roma. Detto, Super Roma, è vero, Super Roma. È vero, c'è anche quello. No, Invece domani ci saranno molti titoli in prima pagina. Pro Fiorentina. Perché ritrovarsi da sola in vetta alla classifica, cosa che non succedeva non so da quanti anni. 16 anni. Quindi mi sembra che domani le aperture di tutti i quotidiani sportivi siano pro Fiorentina obbligatoriamente. Questa è la logica, giustamente, da chi ha giocato a pallone. Ma vedrai che calcio sarà d'angolo così. Per i viola, il tentativo Speriamo. Di Speriamo. Astori. Dobbiamo essere positivi anche sulla carta stampata. Dai. Va bene. Vediamo. Astori dobbiamo che ha la propria essere piacevolmente stupiti. Compagna famosa parliamo. In tribuna. Sì. Tra l'altro Francesca Fioretti, sì, che è da poco ha annunciato storia, di essere in dolce attesa, quindi un figlio o figlia, vedremo, insomma, che nascerà a Firenze per la coppia che si è trasferita da poco con l'arrivo del giocatore qua, e che peraltro torna anche in nazionale, quindi sempre a Firenze resta anche per i prossimi giorni al centro tecnico di Coverciano. Mai capitato, qua faccio professione di ignoranza, a Ciccio Celeste di essere in testa alla classifica con la maglia della Fiorentina? No, a me no. No. Anche me Celeste no. Nemmeno. No, quando siamo arrivati secondi non siamo mai stati primi. No. Insomma, quindi non siamo ci potete, diciamo, raccontare un'esperienza Juve, diretta, no, però. Non siamo stati mai primi. Però non è... attenzione a Kalinic in area di rigore, va a puntare Masiello. Mamma mia, vicino al 3-0 la Fiorentina... con il tiro a giro di Kalinic sul secondo palo da dentro l'area di rigore. Altra occasione, adesso è chiaro che la Fiorentina in contropiede trova grandi spazi. Kalinic una domanda, qua. Questa Juve in ripresa ci fa paura? Un'altra? Mi serva. Celeste, fa paura la Juve? La Juve non muore mai, ragazzi, però insomma in questa posizione di classifica abbiamo... più del doppio dei punti, quindi voglio dire 10 punti di più, fermo restando che la Fiorentina farà il suo campionato come sicuramente di ambizioni, però sempre stando con i piedi ben
presenti per terra, perché questo indubbiamente è un momento storico, un momento da tenere in grande considerazione, da gioire, però sappiamo che abbiamo chiaramente una squadra di gregario, la definisco io, l'uno per l'altro, però coesi, che danno questi risultati, quindi godiamoci questo momento e poi viviamo la giornata. Dopo la sosta abbiamo due partite importanti, Napoli e Roma, quindi direi che già lì c'è un confronto veramente importantissimo. Eh sì, quella è la famosa cartina di tornasole, chiaramente, però mi sembra che a livello caratteriale d'approccio questa squadra sia già matura e abbia già un'identità, no, Ciccio? Questa è una squadra che quest'anno, per come stanno andando adesso le cose, sarà sicuramente una protagonista di nuovo nell'alta classifica. Se negli ultimi anni siamo arrivati tre volte quarti, mi sembra che la partenza di quest'anno rispetto agli anni passati sia molto più convincente. E la squadra sta giocando bene, sta vincendo, sta giocando ottime partite, e quindi io ho l'impressione che quest'anno, se rimangono tutti con i piedi per terra, se facciamo nostra tutti, dai tifosi alla squadra, dell'umiltà, una virtù, possiamo giocare per l'alta classifica e magari per un posto in Champions, perché ho l'impressione che ci sono almeno due o tre squadre che sono tecnicamente più forti della Fiorentina, però con l'entusiasmo, con lo spirito di sacrificio, con la volontà e soprattutto mantenendo i piedi per terra, che è fondamentale. Io penso che quest'anno la Fiorentina sia la mina vacante di questo campionato, e quindi possono arrivare traguardi forse impensabili alla vigilia, no? Adesso si punta a cosa? Al preliminare di Champions, e poi vediamo quello che succede. Comunque, il discorso dell'entusiasmo è fondamentale, perché l'entusiasmo in una squadra, in un gruppo, ti può portare a fare delle cose straordinarie. E ora la Fiorentina ce l'ha questo entusiasmo, che va saputo gestire e smorzare o aumentare al momento giusto da parte dell'allenatore. Questo potrebbe essere davvero... Attenzione, ancora Kalinic! Pallone leggermente troppo lungo di Alonso. Kalinic è un veramente bravo, una coppia collaudata, presente, un meccanismo che funziona alla perfezione. Lancio per Alonso in profondità, cross in mezzo e Kalinic che si butta. Ma sai cosa è il dato di fatto? Che la Fiorentina, diciamo, in prima classifica nessuno poteva pensarlo e crederlo, e ora c'è. E questo gruppo comunque sicuramente poi sta facendo, incontrerà anche le difficoltà, perché il calcio non è fatto solo di vittorie ma anche di difficoltà. Troppo bello sarebbe. Sì, però questo mi dà da pensare che comunque sia un gruppo consapevole di quello che può fare, cioè consapevole dei propri mezzi, un gruppo che deve dare sempre il 100% di tutti per arrivare ai risultati. E quindi ribadisco, non c'è Higuaín, non c'è il giocatore, diciamo, che può vincere da solo le partite, c'è un gruppo ben amalgamato che di volta in volta che vanno in campo riescono a ottenere risultati importanti. L'unico è Rossi, che però è Rossi amato ancora, dobbiamo, dai propri compagni. Dobbiamo recuperarlo ancora, Rossi, aspettiamo. Ma, poi è amato, ma c'è da considerare anche un altro aspetto che non è secondario. La Fiorentina non era partita per fare questo campionato, la Fiorentina non era partita per trovarsi dopo sette giornate no, prima. Abbiamo fatto anche il funerale. Gli hanno addirittura fatto il funerale un 25 giorni fa. Qui. Ma oggi si trova ad occupare una situazione dove è sorprendente anche per gli stessi calciatori, per l'allenatore, per la società. Quindi anche saper gestire adesso questo momento di grande euforia e il fatto che ti trovi da solo dopo sette domeniche primo in campionato, anche questa è un'altra prova di maturità importante che la squadra a cui la squadra verrà sottoposta, perché sai, l'entusiasmo è importante, però a volte potrebbe essere anche penalizzante, perché ti senti troppo bravo, troppo forte, e magari cominci ad allentare la tensione nervosa, e questo potrebbe poi portarti a sbattere il muso presto, no? In certe circostanze. Quindi senso. Il saper gestire adesso questo momento da parte di tutti è fondamentale. Chi lo deve dare un segnale in questo senso? Società, Sousa, i giocatori? L'allenatore in primis, la società mantenendo anche loro i piedi per terra, e soprattutto devono essere bravi i calciatori a recepire bene il messaggio che l'allenatore gli farà e gli detterà. Perché l'euforia è una bella cosa, però a volte è anche una brutta bestia, perché ti porta a diventare superficiale. Tanto Bernardeschi cerca uno slalom alla tomba fino a Alberto Tomba, chiaramente, fino al limite dell'area di rigore, poi fallo di Toloi, calcio di punizione
per la Fiorentina da un metro fuori dal limite dell'area di rigore. Dimmi. Comunque io volevo... Scusami Celeste, prego. Fatto che questo allenatore tenga tutti sull'attenti, quindi non si sappia mai fino all'ultimo quasi chi gioca, questo naturalmente tiene alto il livello di attenzione e di concentrazione di tutti i giocatori che ha a disposizione, perché tutti devono essere pronti. Allora questo secondo me è un tipo di atteggiamento che andrebbe sempre mantenuto, perché risulta essere vincente. Francesca, si rivede Cerci. Francesca, tieni conto che il venerdì più o meno i 9/11 ci sono già. Sì, però... Lui deve essere bravo, come abbiamo detto prima e come stai ribadendo tu adesso, di far sentire tutti dentro un progetto, perché c'è l'Europa League, ci sono tante partite, quindi oggi non gioco, ma so che gioco mercoledì. L'allenatore poi li stimola. Quindi sono partecipe. Magari l'allenatore gli dice a Roncaglia, non giochi domenica, ma giochi mercoledì, quindi preparati già per mercoledì. Non capisco questo messaggio, non siete mai contenti? Noi siamo contentissimi, altro che non siamo contenti. No, forse l'ha mandata pensando di mandarla a chi... Ma noi siamo felicissimi, ora qui si apre anche il Pandoro. Calcio di punizione, occhio, ci sono Alonso, porca, ci prova lui. Anche lui. Ma io credo che in assoluto, cioè questa squadra qui... In questo campionato, in questo momento, questo gruppo abbia dimostrato come ha affrontato l'Inter San Siro la maturità, perché affrontare la prima in classifica con, diciamo, in casa loro, senza nessun timore, senza nessuna reverenza, andando lì e praticando un gioco bellissimo per 90 minuti, credo che la maturazione l'abbia dimostrata. Poi è chiaro che nel calcio bisogna sempre dimostrare di domenica in domenica, e in questo caso l'allenatore in primis, secondo me, è quello che sa tenere sempre i giocatori, ma l'ha già dimostrato in questo periodo, perché già 24 hanno messo la maglia di titolare, quindi voglio dire, questo è un aspetto importante, fondamentale, poi prosegue tutto il campionato. Quindi nella misura in cui andiamo a affrontare campionato, Europa League e Coppa Italia, che sarà una competizione allo stesso momento importante, questa squadra dal mio punto di vista ha dimostrato grande maturità già dall'aspetto della partita di Milano contro l'Inter. Beh, cioè, ci sono due aspetti in particolare che mi danno grande fiducia, ma ve li dico tra un attimo. Prima voglio sapere cosa fa Roberto. Volevo far vedere appunto Roberto come stava bello tranquillo. Aspetta, se però la deve registrare questa, deve mandare Alessandro poi, questa sera. Fai vedere, sì, infatti, fai vedere la magliettina di Roberto. È meravigliosa. Stasera. Viola si nasce. Ma è tutto bianco lui. Non è facile riprendere, forse ci siamo. Eccolo qua, anche lo stemma, eccolo qua. Se la dorme Roberto, è così tranquillo lui. Il giglio rosso. Sulle gambe di Elga. Amore. Eccolo là. Sta il quadrupede più invidiato della TV in questo momento. Eccolo qua. Amore, dove va la tua padrona? Ma sta buono però, Sì. Vabbè. Sì, perché gli manca Alessandro. Manca Alessandro Paci, che è in viaggio verso San Miniato. Ma la scarpa di stasera sì, la vogliamo inquadrare. Qua ormai ci stiamo perdendo nei dettagli. Occhio, perché qui rischiamo grosso. Mi sembra veramente che rischiamo grosso, stiamo sulla scarpa. Non è facile. Ma infatti, guarda, io non azzarderei oltre, perché rischiamo di... No, sono brava. Basic instinct. Impeccabile, solo che... Sono accorta. L'asta è difficile da controllare, chiaramente. No, Me ne vado, mi fate passare per quello che non sono. Ora, io sono madre di un maschio, anche te, no? Sì. Di un maschio, te di un maschio e di una tutte femmina. Lega, ma i maschi, ma cosa sono capaci di dire? Basta. Cosa sono capaci di pensare? Basta. Invece le femmine? No. Basta qua, torniamo al calcio. Noi si è fatto vedere una scarpa, perché a noi ci piacciono le scarpe. Cioè, poi ci può piacere solo il pallone. Viola, no, assolutamente. Ci piacerà anche questo orpello tipicamente femminile. Meraviglioso. Ecco. Intanto l'Atalanta, attenzione, perché crea presupposto di un'azione pericolosa. Astori fa buona guardia, mette il pallone in calcio d'angolo. Questa Atalanta, insomma, che dimostra carattere. La Fiorentina in questo momento ha anche un pizzico di fortuna, perché andare... Noi sappiamo che gli episodi nel calcio a volte cambiano da padrona, no? Per cui andare in vantaggio subito, fai gol su rigore e giochi con un uomo in più,
Però a San Siro sì. Tu non hai giocato con l'uomo in più perché il portiere non è stato espulso in quella circostanza. Però dopo stavolta invece qui si è andati in vantaggio subito con la possibilità di giocare quasi tutta la partita con un uomo in più. E questo significa che oltretutto, oltre alla bravura della squadra e ai risultati che stanno venendo, c'è anche quel pizzico di fortuna che accompagna poi le stagioni fortunose. È innegabile che nel calcio... E per vincere anche ci voglia un pizzico di fortuna, perché insomma il calcio è fatto di episodi e quindi capita che magari una partita che si mette in una maniera e ti cambia poi anche la stagione. Io, per dire, certo. Volendo ripensare alla Fiorentina in testa del campionato, mi viene in mente quel 99 e tutto girò su quell'azione che portò all'infortunio di Battistuta, che tra l'altro 90 su 100 avrebbe fatto gol, lancio mi pare di Padalino. E lo non scatto di Battistuta, sfidare la memoria di un elefante, ma il calcio è fatto di episodi, Luis, quindi sì, appunto, è dato di fatto questo. Perché allora non... Però credo che quando appunto nasce un gruppo con un allenatore nuovo, con un sistema di calcio diverso, perché siamo passati da un calcio di Montella a un calcio di Sosa che è completamente diverso, quindi ci sono state tante componenti diciamo diverse da quello che erano le stagioni passate. Che ancora Bernardeschi qui adesso... Però, in poco tempo oggi c'è questa maturazione che è veramente una svolta dal mio punto di vista. Comunque, quindi... la manovra, il palleggio, attenzione, tiro. Ah, Alonso ci prova, Sportiello mette l'angolo, però adesso la Fiorentina quando arriva a levitellare si verticalizza di più. Allora c'è un background importante, è quello di Montella, ragazzi, perché questa è la squadra di Montella, il gioco che aveva inizialmente Montella, con la propensione però a dare subito profondità. Sì, molto diverso, c'è un... Ma io non trovo di attaccare poi, perché rivedendo questa Fiorentina c'è Paolo Sosa in panchina, ma se ci fosse Montella non mi stupirei, cioè non è che ci sono stati cambi di moduli. C'è un rapporto diverso tra giocatori e allenatori. L'allenatore giustamente ha trovato un gruppo già affiatato che sa giocare in più modi, perché questa è una squadra che se la fai giocare col 4-3-1-2 gioca bene uguale come succedeva gli anni passati. Devo dire che Paolo Sosa è stato bravo a mantenere tutto quello che di buono c'era e a migliorarla, perché questa è una squadra che mi sembra, rispetto a quella di Montella, che giochi un pochino meno sugli esterni e verticalizza un pochino di più. Sì, anche perché davanti a giocatori, un giocatore come Kalinic che devi per forza giocare in questa maniera. Anche sembra... se stasera si sta dannando l'anima, ma non gli riesce di fare gol. È l'unico che ancora è in partita in tutto e per tutto. Mi sembra che a differenza della Fiorentina di Montella, quest'anno... ci sia una capacità migliore di sfruttare gli spazi. La Fiorentina e Montella tendeva un po' a riempirli subito in avvio, in mediazione, soprattutto con i centrocampisti. Qua si cerca di più di manovrare inizialmente e poi accelerare con gli inserimenti. La Fiorentina e Montella in assoluto aveva un riferimento, Pizzarro, sì, che davanti alla difesa faceva diciamo il bello e il cattivo tempo. Qui invece ci sono dei giocatori, più di uno. Ed era un lusso. Sì. Che hanno per l'età che aveva e per come ti prendeva in mano la squadra, cioè quando non c'era Pizzarro la Fiorentina andava in confusione. Sto dicendo questo, infatti, ma invece oggi nelle soluzioni alternative che ci sono state, ogni giocatore ha dato un contributo importante al centrocampo. Poi nel ruolo appunto di interditori, nella fase anche di costruzione, quindi direi che questo è un aspetto secondo me fondamentale per il cambio... giocata sopraffina di Borca, un po' come quando c'era Dunga. Ti ricordi quando c'era Dunga? È un giocatore, sì, ragazzi, insostituibile a centrocampo nella Fiorentina. E quando arrivò, che tra l'altro dicevano ma è lento, figurati. Intanto esce Bernardeschi e entra Vesino. Sì, fuori Bernardeschi. Giudizio sulla prova di Bernardeschi questa sera, Ciccio? Per me è una scoperta vincente, una scoperta straordinaria, perché nessun allenatore italiano avrebbe mai fatto giocare Bernardeschi in questa posizione. Come lo sta facendo giocare Paolo Sosa, e sta giocando anche bene fuori, perché non sì, solo fa la fase offensiva bene, rientra, si sacrifica e fa bene anche la fase di non possesso, quindi secondo me gli ha trovato un'alternativa al ruolo da attaccante che è, per me è un'invenzione straordinaria. Così come è bello il parallelo tra Roberto e Falcor, io credo che potremmo quasi ribattezzarlo il nostro ecco, in una situazione, eccolo lì. In una realtà come questa, Montella molto probabilmente non l'avrebbe mai fatto giocare Bernardeschi in quella posizione. Lo faceva giocare da esterno, la seconda differenza. Però vedi, questo è un aspetto molto bello.
Never Ending Story? Eh beh, sì, qua andiamo. Speriamo. Anni 80? Era giurato anni 80. Assolutamente, sì, sì. Infatti. C'era anche un pezzo... Never Ending Story. Attenzione, perché spolveriamo la giacca del DJ. Polverosina. Polverosina. Ma c'è anche questo aspetto di riconquistare la palla sul 2-0, diciamo, che quindi... che è innato in questa squadra, non smette mai di lottare. Questo è un aspetto, secondo me, anche che determina poi i risultati. È la voglia proprio di caratterizzante dell'identità di dell'identità, questa squadra. Sì. È quella dell'aggressione subito sull'avversario, il pressing alto. Io direi che... Come è successo a Milano con l'Inter, penso che sia una cosa storica. O no, Ciccio, sì. Hai visto la partita a Milano? Sì, sì, come no. Un'aggressione così alta, credo, difficilmente in Italia si vede un allenatore che insomma vada a fare un tipo di gioco. È stato la vittoria di San Siro, è stato un capolavoro per la Fiorentina. È stata una vittoria seria, vera. Stasera era una prova di maturità, anche se, ripeto, promossa a pieni voti, e con quel pizzico di fortuna che ho detto prima, che non guasta mai, ma... Questo vuol dire che nel proseguo della stagione ci permetterà di essere protagonisti. 2-0 della Fiorentina sull'Atalanta, siamo a metà del secondo tempo. 2-0 del Napoli in casa del Milan a San Siro, con Insigne che trova il terzo con uno straordinario calcio di punizione. Scusi Renzoni, cosa volete dire? 3-0. Milan-Napoli, secondo me il Milan 3-0 del Napoli sul Milan. E io qua, insomma, un minutino a questo risultato, visto che io vorrei vedere la faccia di Adriano gestisce agevolmente, glielo vorrei dedicare, perché prima Celeste ha detto sulle notizie stasera cambia allenatore. Ribadisci? Io penso che sia in grande difficoltà. Ma ce l'hanno, quante ce l'hanno già? Quante ne deve pagare? Quante ne deve pagare? Sai, richiamano Inzaghi. Sì. È a libro paga. No, Inzaghi è stato liberato. Qui ha paperato un po' Diego Lopez. Però insomma siamo al terzo. Sì, sì. Già eravamo sul 2-0. Io sono contento per Sarri. Non c'è partita. Sinceramente, Sarri sta cominciando a dare... Anche perché le prime giornate di campionato, diciamo, le reti nazionali, anche i quotidiani sportivi nazionali, l'avevano massacrato. Vero. C'è da dire che a Milano ci vanno tutti volentieri a giocare ultimamente. Sì, davvero. Ma sai, se alleni il Napoli e pareggi con il Carpi e perdi con l'Empoli, è normale che un po' ti massacrano. Questo Sassuolo ha perso, no? La prima giornata del Napoli. Sì, poi il pareggio ha perso anche subito con la Sampdoria in recupero. Quindi sì, diciamo che qualche passetto falso l'ha fatto, però adesso mi sembra che la squadra abbia trovato... La quadratura, mentre il Milan, Ciccio, ne ha perse la metà di quelle che ha giocato in pratica. Sì, sì, non c'è dubbio, il Milan, i conti non tornano. Io ho visto Galliani prima della partita, sorridente, scherzoso, divertente, senza rendersi conto che invece anche lui non era in partita. No. Perché quella faccia lì la dice un pochino lunga, no? Di solito abbiamo sempre visto Galliani che in alcuni momenti è sempre molto teso, molto, molto attento, molto misurato. Stasera mi sembrava fin troppo euforico. Questo significa che c'è qualcosa che non quadra nel Milan. Perché quando giochi contro il Napoli, contro questo Napoli, non puoi andare ai microfoni a sorridere come faceva lui. Senti, se ti piace sto paragone, i musicisti del Titanic che continuavano a suonare mentre stavano andando a fondo. Sì, sì, direi. Ma c'è da sì. Dire che è stata tutta la settimana a Milanello, meno da quello che dicevano le cronache, quindi... Doveva essere la partita del riscatto, insomma, veramente uno 0-3 in casa. Gentile richiesta, è proprio da De Cabra. Vogliono vedere anche le scarpe di Carlotta. Montella, se sapeva allenare, eravamo in Coppa Campioni. Cagliari e Verona, dice Benito. Ricordate, sì. Cagliari e Verona. Oddio. Ma insomma, Montella sapeva allenare. Sapeva allenare, però quelle due partite. Martina ha giocato 3 anni di però di senza dubbio, calcio. Quelle due partite qualcosa sì. Ci ha messo. E vabbè, qua facciamo tutto. Un altro regalo agli amanti del genere. Del fetish. Eccolo qua. Sono fetish, a gentile bene. Richiesta, Beh, guarda, anche quelle di Ciccio non sono male. Le mie sono nuove, se vuoi, però non credo che facciano lo stesso effetto. Pensavo proprio di venire da lui, guarda. Proviamo, qui siamo proviamo con quelle di Elga. Sta parlando di Milan. Continuiamo ad alti livelli. È un messaggio subliminale. Noi mandiamo per le Tots e per le Oca, ecco. Qui rimaniamo comunque sempre ad alti livelli, perché vedo che le sì. Scarpe delle nostre amatissime... Girls. Girls. Sono fantastiche.
Io proseguo. Chiedo alla non andare da Celeste perché no, sennò ci abbassa veramente la media. Ecco. Chiedo alla regia di preparare un sottotitolo in grafica, sì. 38 Sport, tacchi e tacchetti. Bella. Avanti la domenica. Andiamo su quello. Ora ti ringrazio, insomma, io tacchi, non faccio esattamente tacchi. Lo stesso effetto, insomma, c'ho delle calze importanti, però il tacco è rimasto attaccato stasera. No, no, stasera guarda, sono nuove. Come nuove. Sei avanti, Renzoni, con quel calzino, guarda, eccezionale. Allora, e la dignità la recuperiamo domattina, eh? Sono technicolor quelli lì. Gli anni 70. Non dico, no, ma che anni 70? Te non sai nulla di moda, Luigi, vai. Beh, allora, siamo pronti per i consigli di Ciccio? Vorrei dire anche un aspetto importantissimo. La Fiorentina, sì. Il ruolo del portiere che è chiamato poco in causa, ogni qualvolta è difficilissimo fare il portiere e fare una parata per partita. Ogni qualvolta è stata l'attesa della situazione. Ha fatto tra l'altro un determinante paratone. In casa col Bologna, avevo ricordato in casa col Bologna la paratona? Esatto. Quindi stasera uguale, quindi anche questo aspetto qui di un portiere che praticamente è sempre inoperoso, però arrivando, fa delle parate importantissime, determinanti per il risultato. Arrivando per andare dove? No, se no ci si accavalla. No, stiamo aspettando che Celeste finisca la sua disamina. Allora, la sua disamina e dopo dove entriamo. Necessità Virdù. Sì, appunto. Eccoci. Allora, i consigli di Ciccio. Abbiamo visto Balotelli in tribuna, disperato come al solito, non era dell'umore stasera. Beh, è infortunato, gli dispiaceva non essere della partita, chiaramente. Certo, hai sentito che cosa è successo la settimana scorsa? No, non l'ho seguito, sinceramente. Allora, Roberto Baggio ha voluto parlare con Balotelli, ci ha fregato sul tempo. No, non ci ha fregato, l'unica cosa che mi dispiace è che l'abbiano fatto sapere al mondo. Ecco. Quando si fa una cosa, la si fa in silenzio, sì. Che è la cosa più logica. È come quando uno fa beneficenza e poi racconta al mondo che ha fatto Roberto, beneficenza. Non si fa, Roberto. No, l'incontro ci doveva essere. Per telefono. No, ci doveva essere, si sono trovati, ma doveva rimanere fine a se stesso, ecco. Tra di loro, visto che Roberto aveva chiesto un colloquio privato a... Non a Papa Francesco, ma a Balotelli. Ecco, però, si sono trovati in privato e in privato la cosa doveva rimanere. Il fatto che l'abbiano resa pubblica non mi rimane una cosa simpatica né per Roberto Baggio né tantomeno per Balotelli. Anche perché dovevamo andarci prima noi. No, anche perché non vorrei pensare che alla fine che Roberto Baggio... si travesta da Santone e faccia capire poi a Balotelli quello che Balotelli fa fatica a capire. Ecco, se lui pensa di avere quel qualcosa in più e di fare quello che altri 100 non sono riusciti, ci può provare, ma però tienila nel privato, sì. Roberto, sta cosa, perché sennò dai l'impressione che anche tu voglia fare il Santone. E la prossima volta però ci proponiamo, io e te andiamo da Balotelli in segreto. No, ma non ci possiamo andare da Balotelli. Non ci fanno andare, Ciccio, non ci, non, magari non ci fa fare... Non ci, perdiamo tempo, no, perdiamo no, tempo. No, no, io, no. Io sono... se vogliamo andare a prendersi un aperitivo un giorno, sì, io, te, Spadino, mia moglie, tutti quanti loro, che è meglio, facciamo... Passiamo un'oretta divertendoci e raccontandoci un po' di cose. Ma un bel giro sulla Ferrari di Balotelli, no, magari guido io, perché sennò ci fa Sorci verdi. No, poi fai la fine di Vandanara, l'hai visto con la Lamborghini del suo marito, che polemiche sono venute fuori, che ha parcheggiato in un punto che non poteva parcheggiare, ha fatto un casino quello. Io come fai Cardi a dargli le chiavi di quella macchina non lo so. Vabbè, è un regalo per lei. Anche mentre Cardi, invece comunque... un consiglio lo voglio dare, visto che ogni tanto ci dilettiamo. No, lo voglio dare, l'ho detto prima, lo ripeto, a questa Fiorentina. Manteniamo i piedi per terra. Tanto entusiasmo, divertiamoci, sogniamo, perché nella vita una vita senza sogni è come vivere in un mondo in bianco e nero, no? Per cui figurati poi il bianco e nero, figurati come lo vediamo noi. Però manteniamo i piedi per terra, questo lo dico a Sosa, alla società e ai calciatori. Non vi fate prendere troppo dall'entusiasmo che c'è intorno a voi, perché il troppo entusiasmo diventa pericoloso. Ascolta me, sì, hai ragionissimo. Allora, no, ti volevo chiedere, allora, ho incontrato l'altra mattina, quando ho rubato la Gazzetta dello Sport al bar, ho incontrato un procuratore, un tuo
amico Fulvio Valcareggi. Fulvio, grande amico, grande persona. Infatti ero sopra il pensiero, sono andata via, mi sono portata via giornali. Che non è da te, tra l'altro. No. Mi ha detto un segreto, che sei uno showman. No, sì, è vero? Sì, sì, allora qui ho una sorpresa per te. Aspetta, fammi vediamo vedere. Se riusciamo. Aspetta, piano, fammi vedere, fammi vedere. E che vuoi fare? Tanto la Fiorentina nel frattempo ha rischiato più volte di segnare il terzo e noi siamo sempre qua a raccontarvi teoricamente una partita di calcio. C'è stato anche un cambio, è entrato Verdù. Tanto Cristiana mi scorre dietro, è entrato Verdù al posto di Ilicic, bello il saluto del Franchi, tutti in piedi ad applaudire Ilicic, Kalinic ha sfiorato il 3-0, Vessino ci ha provato un paio di volte. Si sta dannando l'anima Kalinic per buttare dentro sta palla, non gli riesce. Non gli riesce di segnare, intanto vediamo se a Cristiana riesce di accendere il microfono. Sì, ci riesco. Sei riuscita? Ecco. Ma che vuoi fare? Ah, no, io non voglio cantare, volevo far cantare Ciccio. Volevo fare ma vuoi che 4-0 in italiano o in inglese? No, perché c'è la doppia versione del Napoli. Io vorrei quarto gol del Napoli intanto, 4-0 del Napoli, Gulam. Ho idea che domani ci sia un nuovo allenatore a Milano. Barca totale. Alice? Alice? Io vorrei tu dedicarti il tuo cavallo di battaglia, Mala Femmina. Abbiamo un cavallo di battaglia. No. Sì, Mala Femmina. Usi la mano. A Mario Balotelli, visto che è disperato perché non trova l'amore. Ce la facciamo? Ma, no, ma ce la possiamo anche fare, ma è una canzone che io non è che so molto, per cui potrei cantare il piccolo ritornello. Tra l'altro, canzone napoletana. Poi la canzone napoletana, le canzoni napoletane si fa fatica, noi sono molto belle, ma quale preferisci cantare? No, no, possiamo anche cantare questa, come no? Accendiamo questa. Vai, così. E poi ne accendiamo un'altra. Ci sarà una base? Non lo so. Accidenti, ragazzi, ma qua. Magia. Ma qua non si scherza. Marto? Aspetta. Ah, non so, quando è l'attacco? Femmina, tu sei una mala femmina. Accendini. Na 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 na. Ma adesso ti dico un'altra cosa. Usciamo un attimino da una situazione calcistica. Tanto la Fiorentina 3-0, stiamo dominando, mancano 11 minuti. Ma sai che io tanti anni fa, quando giocavo a Roma... Attenzione! Togliamo la musica. Allora, quando giocavo a Roma, tantissimi anni fa, feci un disco tramite un mio carissimo amico, poi Gianni Minà, con l'apporto di Tocchigno, te lo ricordi Tocchigno? Certo, come no? Il cantante lo sa. Ecco, mi diede poi il lato B, perché una volta c'era il disco, c'era il lato A e il lato B. Nel lato A c'era una canzone, ho venduto 6.000 copie, 6 milioni di copie, oh! Ma veramente? Ma non sto mica scherzando. Ciccio! Allora è vero, ci impegniamo nelle prossime domeniche. E tutto per beneficenza, questa canzone è entrata, che t'ha fatto sta Roma, che il ritornello faceva così, se mi dici di sì, già mai fatto capire, che t'ha fatto sta Roma, forse è l'aria di qui, che te fa un po' stordì, che te fa tanto innamorare. Ora Ciccio la gioca. Bravo, bravo, Poi c'è l'ultima Celeste. Ciccio, devi fare che ti ha fatto sta viola. No, per la viola ne facciamo un'altra. Che questa canzone di fatto era un tributo alla città di Roma, perché poi ci sono di mezzo i monumenti. Ma l'aspetto più bello è che quando ancora eravamo calciatori abbiamo fatto tutti assieme un disco per costruire con i proventi della vendita un ospedale in Nicaragua per i bambini bisognosi. Questo è bello. Attenzione, perché qua sono andata a ricercare, secondo me. No, questa non c'entra niente, non c'entra niente. Che? Questo è per il Napoli. Questo è per il Napoli, va bene. Siamo anche parte del paese, per le quattro pere. Allora, Firenze è stata una novella, scusa, la condicio. La canzone di Firenze.
Io voglio una canzone di Firenze. La par condicio. Ora mettiamo anche questa. Trovane una della Fiorentina per cortesia. Un bacione a Firenze. No, aspetta però, aspetta. Perché fammi raccontare questa cosa. Sì, finiamo. Insieme abbiamo fatto questo bellissimo disco. Ci hanno dato addirittura il disco di platino a tutti noi che ci abbiamo partecipato. E gli unici due a cantare da solisti fummo io e Ruth Gullit. Hai detto niente. E tutti dicevano che eravamo molto bravi. Allora ti faccio una piccola chiosa di questo disco, che era molto bello, cantato in inglese, che faceva: For everyone is love, love is my world, love is in your eyes, my friend. Basta, si abbaia anche il cane, vuol dire che non ci siamo. Attacchiamo una canzone su Firenze, giovani, andiamo. Firenze, Santa Maria Novella. E ce l'abbiamo quasi. In cielo risplendono tremule. Un bacione a Firenze. Grande Spadano. Odoardo. Ormai siamo. L'ombra nasconde. Facciamo il languido. Mettiamo una canzone un po' più allegra, visto che abbiamo avuto 3-0. Ragazzi, dai. Questa è l'aro d'argento, questo. Guarda qua, vai, mamma e Edo. Sì, no, mettiamo. Allora, qui ci si spara, però. Qualcosa di più. Luca, proviamo a tirare le fila. Un bellino della Fiorentina, 8 minuti, 7, 8, più recupero, minuti alla fine della partita. A Firenze, ci teniamo il sottofondo. Ma era un po' meglio Firenze Santa Maria Novella. Molto romantica. Adesso ci accompagna verso il finale di partita con la Fiorentina che è sul 2-0 sull'Atalanta, il Napoli che stravince a Milano 4-0, mentre le note continuano ad accompagnarci. Ecco qua, sono finite adesso. Io comunque... Comunque il viola, la serpe, ce l'ha sempre sotto la camicia. Forza, su, fai vedere. E calla. Grazie. Intanto potete ammirare anche Muschi e Licheni, perché c'è la maglietta, la maglietta della salute, la camicia, ci impegniamo per le prossime domeniche. Poi se gli dico in trasmissione che è un po' babbione, mica si deve offendere. No, il problema è che tu torni a casa, però. No, ci impegniamo per le prossime puntate a leggio con testo di una canzone, magari così da poter dedicare un 5 minuti fatti bene. Carlotta, salvaci tu, riportaci al calcio. Ci sono dei messaggi. Francesco da Fiesole: io finora, meglio della Fiorentina, non ho visto nessuno, ragazzi, bisogna crederci. In effetti abbiamo visto poco meglio di questa Fiorentina fino ad ora. E poi non a caso siamo Mario da Pucine: a me mi fanno paura solo i Gobbi e il Napoli, per il resto siamo meglio noi. E poi su Twitter: supremazia in campo, lo scrive Gabriele, tocchi eleganti, verticalizzazioni, tiri in porta, pochi gol subiti, avanti così, forza viola. Io chiuserei con un salutate la capolista. Aspetta il 92esimo. Siamo gol in 5 minuti, no? Comunque Paolo Sosa è un bell'uomo, ormai praticamente. Siamo abio, Non avremmo assolutamente divagato nel modo in cui abbiamo non è geloso. Se non avessimo pensato, visto che la partita oramai è in ghiacciaia, la partita è al sicuro dal 2-0 di Borja Valero, in pratica, per cui dalla metà del primo tempo non... Comunque la Fiorentina ha cercato sistematicamente il terzo. Ha cercato il terzo, mentre Napoli cerca il quinto e tra poco lo trovava con Gabbiadini. Ma Mr. B che fa? Va a firmare ora, tornando indietro? No, ci ha ripensato. Veramente ci ha ripensato. Comunque, mia è la quarta sconfitta su 7 gare e questi sono numeri, insomma, da capo. 3 vittorie e 4 sconfitte. Esatto. Direi che sono quasi... Io non credo che al Milan ne cambiano allenatore. Un'altra possibilità gliela danno, perché hanno molta stima di Mihajlovic. Chi secondo me invece può cambiare l'allenatore è il Palermo, nonostante tutto, secondo me. Scusa, il Bologna. Il Bologna, ma sai, il Bologna non lo so, Bologna non gioca. Bologna proprio non gioca. Bologna oggi tra l'altro. Ma io ho più paura che la prima a saltare sia Iachini a Palermo. Zampanini non c'ha pazienza. Tanto altra bella giocata per Vecino, sì, area di rigore, il tacco. Se la Fiorentina ha segnato il terzo, perché talvolta
sì, c'è stato un attimo di leziosismo di troppo a ridosso. E credo, il mancato fattore, e credo che si arrabbierà un po' Sousa. Sì, sì. No, perché sul discorso arrabbiare, che diceva lui prima, no, arrabbiarsi, no, no, questo è un colpo però di tacco. Magari lo dice, ragazzi, che sì, non è riuscito alla perfezione, ma ci stava. La l'idea ci stava, era quella giusta. 10 occasioni da gol contro una tra Fiorentina e Atalanta. Questo lo dice tutta, insomma, sull'andamento di questi quasi ormai 90 minuti che hanno avuto un solo colore. Io direi di andare nuovamente a disturbare, vediamo se funziona per il 3-0. Andrea Giannattasio di Radio Bruno Toscana, che è sempre allo stadio, anche lui immagino starà probabilmente cantando assieme ai colleghi, no, troppo, per festeggiare, no, troppo professionale, molto impostato, molto professionale, bravissimo, giovane ma già molto maturo, avviato, lanciato, bravissimo assieme a David Guetta, un'altra delle scoperte di Guetta ma anche di Pestuggia, dobbiamo dire, per dare a Cesare quel che è di Cesare e a Saverio quel che è di Saverio. In questo caso occhio ancora alla Fiorentina con Błażejkowski, che rientra con l'esterno del destro, poi lo scarico, ormai quelli dell'Atalanta insomma si limitano quasi a tenere la posizione, poco più, Kalinić, area di rigore, finisce a terra e lotta con Dramé, gli fischiano il fallo contro in questo caso. Eh sì, ci ha messa tutta per cercare se la stoppa bene, chi gli va avanti la palla, fa una giocata strepitosa Kalinić. Che comunque insomma ce ne ha regalate, anche come questo colpo di tacco che stavamo rivedendo. Questo è bravo questo attaccante qui, a me piace da morire. Andrea! Qua, ancora una volta, ben ritrovati. Ben ritrovati, si festeggia? Sì, no, ancora non è il momento, mancano due minuti sul recupero, però c'è veramente la volontà di cantare quel coro che a Firenze non si sente ormai da anni, però sia assolutamente la capolista, perché la Fiorentina con questo successo si porta a più più sull'Inter, Inter che ha pareggiato quest'oggi a Marassi contro la Sampdoria, sale a 18 la Fiorentina, l'Inter a 16, si prepara la curva Fiesole, scalda la voce in questo momento, ha messo in scena una bellissima sciarpata con tutti i vessilli viola che stanno sventolando, insomma è un'esanata di grandissima festa. Paolo Sousa ha esaurito poco fa grande con l'ingresso di Mati Fernandez, che adesso trova un tiro dalla distanza che finisce alto sopra la traversa. Nessuno ha ancora abbandonato la sua postazione qui allo Stadio Franchi, per cui insomma c'è veramente la volontà di godere fino alla fine di questo match che regala alla Fiorentina un primo posto in solitaria. Curva bellissima, sì, della Fiorentina adesso con la sciarpata dei tifosi, ovviamente, che non aspettano altro che il fischio finale per festeggiare. Aveva detto Reia, no? Sarebbe stata una gara tutta in salita. E in effetti insomma è stato un po' cattivo oggi, profeta per se stesso, perché ci ha indovinato in maniera inappuntabile fin dall'inizio, si è messa subito malissimo per l'Atalanta, molto bene per la Fiorentina che adesso sta cercando di chiudere in bellezza, di trovare la terza rete, sarebbe peraltro l'undicesima in tre partite con c'è un fraseggio, un solo gol subito, quindi un fraseggio imbarazzante, ha subito solo 4 gol se non sbaglio. Eccolo, terzo gol. Lo segna, chi ha segnato? Verdù. Andrea Giannattasio. Grazie Andrea. Verdù al volo, ha piazzato bene. Ma Andrea è porta fortuna, ragazzi. Si conferma Giannattasio, talismano per la Fiorentina. Ti salutiamo e ti ringraziamo Andrea. Buona serata e buon lavoro per quel che ti resta da fare. Grazie a voi. Allo stadio, ha fatto un gran gol. Applaude Pepito Rossi, gran gol di Verdù. Al volo, guarda che azione di prima. Grandissimo tocco d'esterno di Kalinić. E di prima lì, dove non la prende nessuno. E di Kalinić. Oh ragazzi, Kalinić. Sì, tutti e due. È davvero bellissimo anche la conclusione al volo di Verdù. Anche Paolo Sousa esulta. E certo, vedi. 3-0, risultato tondo, serata, altra serata da incorniciare. Per la Fiorentina. Francesca, ora ci vuole la canzoncina. Metti, e ora, la canzoncina. Cari, quella giusta. Oh, cari noi, Francesca, Carlotta, Cristiana, Andrea. Ve lo dico da adesso, avete fatto cantare Ciccio, e va bene, l'abbiamo fatta, abbiamo messo tutta la musica. Io vi preannuncio che vi tocca ballare. Chiusura di trasmissione. Ah, sì. Ma non c'è problema, vai con le Spice Girl. Per festeggiare. Si fa vedere, a noi ci manca la vittoria. Si fa quelle dopo che Jerry Halliwell aveva salutato tutte. Vi siamo tocca quattro, ballare. Io, rosse, non io vi avverto, io vi avverto, vi toccherà ballare. No, io penso nessun problema. Robertino, canzone, siamo donne, no, siamo donne.
La credo canzone è già pronta, chi ancora vuole assistere al balletto resta con noi più tardi in chiusura. Ma il sottofondo com'è? Il sottofondo sarà la canzone, l'inno della Fiorentina rock, cantato da Yannick Noah. Quindi vi ricordo di sportivi che canta. Scherzando? È tutto pronto, ecco. Ma quale scherzo, scusa, è tutto pronto. Cristiana, ma poi te non ti puoi meravigliare, c'è pure il tutù, scusa. Sì, è tutto pronto, state con noi e dopo vedete tutto. Intanto è finita a San Siro 4-0 del Napoli sul Milan. Vorrei vedere la faccia un attimo di Mihajlovic, ecco, a seguire quella di Gagliani. Mihajlovic che va a salutare per tutti, ma insomma, non è il ritratto della felicità, chiaramente. Aspettiamo solo il fischio finale a Firenze. Qua Massa non è neanche benevolo con l'Atalanta perché ha dato 3 minuti di recupero. Siamo negli ultimi 60 secondi della partita con risultato, abbiamo detto, insomma, al sicuro dalla metà del primo tempo, dal 2-0 di Borja Valero, e adesso assolutamente rotondo dopo il terzo gol di Verducci. È un tentativo da lontanissimo di, non ho visto chi, che ci ha provato praticamente da centrocampo a sorprendere Sportiello. Sarebbe stato anche crudele, come quarta rete sarebbe stato un filo crudele questo. Però ci sta, sulle ali dell'entusiasmo, i tifosi che festeggiano già al Franchi. Fiorentina che da questa sera e almeno per 15 giorni non ci piove, è da sola in testa alla classifica, quindi che si deve fare? Che si deve fare? La prendiamo così, una bella sosta per goderci il primato. È finita la partita, Fiorentina in testa, è venuto da alzarmi in piedi, ma giusto per lanciare un applauso a questa squadra. Pubblicità, poi torniamo con le ultime considerazioni. E il balletto. A tra pochissimo, anche lui. Che si fa? Ancora qualche minuto insieme prima di darci la buonanotte con la Fiorentina capolista solitaria. Allora, prima delle considerazioni sulla partita, godiamoci questa classifica benedetta, soprattutto questa sera. Fatecela vedere, perché questa per un paio di settimane non si cambia. Eccola qua. Vai. Apre la classifica la Fiorentina con 18 punti. Oh, questa è la frase che aspettavamo da giorni, da mesi, da anni. Ecco, e poi tutte le altre, va bene. Ma eccole qua, di nuovo. C'è l'Inter a 2 punti di distanza. Si segue l'Inter con 16 punti, Lazio con 15, Roma 14, Torino 13, Napoli, Chievo, Sassuolo con 12, Sampdoria, Atalanta con 11. Questo sta diventando una sorta di esame dell'oculista. Sì, Prova a tapparti un occhio. Milan 9, Juventus 8, Palermo, Udinese, Genoa, Empoli 7 punti, Carpi 5, Verona e Frosinone 4 punti. Chiude la classifica il Bologna con soltanto 3 punti. 3 punti, bene, esame superato, patente rinnovata, ma soprattutto 10 decimi. Fiorentina capolista da sola. E diciamo, per un paio di settimane adesso si ferma tutto, quindi non si tocca niente. Si ferma tutto perché c'è l'Italia a cui dedichiamo 15 secondi per vedere i convocati di Antonio Conte. C'è un solo giocatore della Fiorentina che è per l'appunto Astori, che torna in nazionale. Non c'è Pascual, che non è convocato perché è infortunato. Eccoli qua i convocati di Antonio Conte: Buffon, Padelli, Sirigu, poi Astori, Barzagli, Bonucci, Chiellini, Darmian, De Sciglio, Ranocchia, che viene convocato in nazionale pur non giocando mai nell'Inter, e Santon, Bertolacci, Florenzi, Montolivo, Parolo, Pirlo, Soriano, Verratti, Berardi, su cui non so se abbiamo le ultime notizie a proposito dell'infortunio, probabilmente lo vorranno visitare anche i medici della nazionale, poi Candreva, Eder, El Shaarawy, Giovinco, Insigne, Pellè e Quagliarella, oltre a Zaza, per completare una grossa batteria
di attaccanti. Due impegni con... Osservavamo stasera la scarpa. Come, scusami? Sì, tra un attimo. Due impegni con l'Azerbaigian a Baku e poi in Italia all'Olimpico contro la Norvegia, partita abbastanza complicata nel cammino dell'Italia di qualificazione al prossimo europeo. Il sassolino della Serpe qual è? Che sicuramente la Fiorentina ha un problema nella comunicazione, sì, ma il problema più grande forse ce l'hanno i tifosi e parte della stampa che giudicano prima di aver visto. Adesso vuoi sempre fare il polemico, ma godiamoci questo momento, siamo primi in classifica, siamo tutti primi, anche quelli che hanno meno fiducia in questa squadra, però sono primi anche loro perché la Fiorentina è prima. Adesso mettiamola così, che ci sarebbe molto bene domattina, o anche martedì o mercoledì, se volete prendervi un po' più tempo, non abbiamo fretta, un bel allenamento a porte aperte, magari anche la settimana prossima sicuramente, ma quello ne siamo abbastanza sicuri. No, ma un bello striscione, o anche due, magari firmato da chi aveva criticato, o anche aveva fatto il funerale, la risurrezione. Io penso che quelli che rendere omaggio, non vogliamo dare meriti alla società perché c'è polemica, almeno alla squadra, ai giocatori, a Sosa, insomma, festeggiare il risultato sportivo che è importante. Io credo che in questo momento di euforia generale chi ha dato giudizi negativi, chi ha espresso opinioni sbagliate in un certo periodo dell'inizio di questa stagione possa riflettere e possa capire e migliorare che in un prossimo futuro, qualora ci fosse bisogno, in difficoltà la squadra, bisogna dargli una mano. Questo è fondamentale. Eh sì, è quello. Qualche curiosità ci aveva Sì, esatto. Per noi, stabiliti due record assoluti nella storia gigliata. Maggior numero di punti, di vittorie dopo 7 turni. La squadra di Sosa taglia nuovi traguardi mai raggiunti in 89 anni di storia gigliata. La Fiorentina, grazie al successo sull'Atalanta, ha stabilito il record assoluto della storia gigliata in fatto di punti conseguiti nelle prime 7 giornate, cioè 18 punti. Sosa, grazie al successo sui nerazzurri, è diventato anche il primo allenatore della storia gigliata a vincere 6 gare nelle prime 7 giornate del campionato di Serie A. Insomma, questi son dati che saranno statistiche, non significheranno niente perché sono tappe intermedie, però intanto restano lì scritti e insomma, chi ci riesce meriti ce li ha, perché tra l'altro nessuno aveva fatto i numeri prima, rimangono. Ragazzi, io questa è la Fiorentina. Prego, scusi. Bernardeschi, ai margini della partita, sì, ai microfoni di Sky Sport, ha detto, dice Scudetto, se questa è la Fiorentina, non vedo perché no. Anche perché 55 più 60, 1955 più 60. Però attenzione a quello che mi ha detto prima, gestire l'euforia, gestire questi momenti è difficilissimo. La Fiorentina è partita con obiettivi diversi, poi se c'è la possibilità per concorrere, per vincere qualcosa di ancora più importante, ci siamo, meglio ancora. Ma non cominciamo a dire se questa è la Fiorentina, ma siamo primi, siamo forti, allora si perde la tramontana. Questo lo dico per esperienza calcistica di 1000 anni. Questo è il momento più difficile perché devi saper gestire le situazioni. Essere euforico, entusiasta, a livello psicologico ti dà una grande spinta. Ma la prossima c'è già il Napoli, poi c'è la Roma in casa. Stiamo calmi, vediamo alla fine del giro d'andata come siamo. Ma in questo momento gestire l'euforia e gestire il primato è un altro esame di maturità. Oltre che la maturità sul campo, ci deve essere la maturità fuori dal campo per questi calciatori. Questa è una cosa fondamentale. 89 anni, la Fiorentina non l'aveva mai fatto questi due dati, sì, vittorie, sì, nelle prime giornate. In effetti è una partenza straordinaria, insomma, sei successi su 7 partite è un sei, se vogliamo essere corretti, 6 e mezzo, sei e mezzo, sì, perché se consideriamo, sì, il primo tempo di Torino stavamo vincendo 1-0, ma meritatamente poi, quindi 7 partite, 6 vittorie e una sconfitta, mi sembra che sia un unione di marcia da grande squadra. Quindi assolutamente. Questa è la consapevolezza di essere bravi, ci deve essere, ma non montiamoci la testa, è pericoloso. La punta dell'iceberg è stata la vittoria a San Siro contro l'Inter. Lì veramente grande personalità, carisma, credo che quella partita lì la sarà il segno, sì, nella Fiorentina in positivo, cioè anche nei giocatori, di credere in quello che in questo momento stanno facendo, perché comunque sia hanno dimostrato in campo di essere veramente all'altezza della situazione. Conforta quasi più il modo
con cui la Fiorentina sta vincendo che i numeri di per sé, no, Celeste? Con personalità, subendo pochissimo, segnando tanto, insomma, funziona tutto. Purtroppo non c'è molto altro da aggiungere, dobbiamo semplicemente registrare il fatto che sta funzionando tutto per il momento. Ad oggi è la migliore difesa del campionato, no? Quindi voglio dire, questo la dice tutta. Perché abbiamo poi fatto dei gran passi. E c'è anche quel pizzico di fortuna, perché non ce lo dimentichiamo, che aver sbloccato il risultato sul calcio di rigore, andando con un uomo in superiorità numerica, anche questo è un segnale positivo. C'è anche quel pizzico di fortuna che accompagna i grandi successi. E i grandi risultati dopo. Quindi effettivamente c'è tutto, diciamo, un sistema che sta andando per il verso giusto. Sta funzionando. Bene, perché comunque la Fiorentina ci aveva abituato abbastanza bene per quelle che sono le possibilità della squadra viola, perché ricordiamo, la Fiorentina parte settima all'inizio di ogni campionato. Ci sono almeno sei squadre più forti sia da un punto di vista tecnico sia da un punto di vista economico. Però in questi anni aveva fatto dei passi in avanti interessanti. Per un anno, tre anni fa era terza, poi sappiamo com'è andata. L'anno scorso, se non si bucano quelle due partite in maniera abbastanza inverosimile, la Fiorentina poteva essere ancora una volta terza, quindi sono tutti numeri, tutte situazioni che fanno capire che in questi casi la squadra viola ci può anche stare in terza classifica. Certamente, no, ma credo che in questo momento le fotografie positive siano tutte azzeccate, nel senso che sta tutto girando per il verso giusto, tutte le scelte si stanno rivelando indovinate, quindi complimenti alla società, complimenti a chi ha scelto questo allenatore, complimenti all'allenatore stesso, chi ha scelto i giocatori, complimenti ai giocatori, complimenti dal primo all'ultimo interprete di questa stagione che finora ha visto solo un paio di sbavature che sono state appunto Torino e Basilea, ma assolutamente così, insomma, rimediabili e rimediate già. A proposito di mi è venuto in mente l'Europa League, ha parlato di Basilea. Bellissimo l'unione che c'è tra i tifosi dello Sporting e i tifosi viola, perché appunto in quel di Lisbona c'è stato questo abbraccio tra le due tifoserie, c'è proprio un gemellaggio straordinario tra queste due squadre, da queste due tifoserie che da sempre ormai sono legate. E questo è una parte bella del calcio che vorremmo portare in ogni stadio, se fosse possibile. Prima di salutarci, io intanto vorrei invitare sia Francesca che Elga, magari se vengono chiusi i loro microfoni, si possono smicrofonare e chiudiamo così in bellezza. No, vorrei chiedere una battuta a testa, abbastanza retorica della verità. La sosta a questo punto è un piccolo freno, interrompe questa onda positiva o no, no, va anche bene? È un vantaggio, perché potremmo dire anche il contrario, visto che la prossima partita è a Napoli, anche per il Napoli c'è la sosta, quindi interrompe un po' per tutte e due le squadre questo momento meraviglioso e di gioco e di risultati. Adesso bisognerà vedere chi riuscirà ad entrare in partita, visto che si scontreranno al San Paolo tra le due squadre, perché io ho l'impressione che questa sosta faccia bene sia alla Fiorentina che al Napoli. Poi vedremo quello che succede nella prossima partita, proprio perché si incontreranno queste due squadre, vediamo quello che viene fuori. Celeste, sosta che fa bene o che fa male alla Fiorentina? No, sono d'accordo con Ciccio, in questo momento abbiamo fatto tante partite in poco tempo, quindi una sosta che poi, a parte che la Fiorentina ha tanti giocatori che andranno con le proprie nazionali, quindi sarà per pochi uno stop vero. Però la Fiorentina in questo momento mette nel cassetto queste sei vittorie dopo sette partite e il calendario presenterà secondo me la partita di cartello appunto Napoli-Fiorentina e vediamo anche lì di cosa sarà capace di fare la Fiorentina, comunque con tanta fiducia. Allora, noi siamo quasi in conclusione. Sì, se vi volete approfondire ci potete anche tranquillamente coprire, tanto non è che insomma si cosa facciamo? Il quartetto si perde niente. Sì, quartetto scelta. Fate il quartetto scelta. Senza quella se mettono. Prego. Spostiamo. Prego. No, noi no. Lasciamo il proscenio qua alle signore che pagano bene. Ma senza musica, che senza paga la musica arriva. La musica arriva stasera. Arriva anche la musica, attenzione. Che pagano pegno perché la Fiorentina è in testa. Questa è la classifica da sola, noi ci vediamo domenica, eccola la musica, a voi, prego, noi ci salutiamo così, io vi ringrazio tutti.
e buonanotte, ci vediamo domenica prossima. Ciao. Thank you.